Quindi buonasera a tutti, benvenuti alla 144esima serata di Lodi Liberale e la seconda finalmente in presenza. Siamo tornati a organizzare le nostre serate una volta ogni 3 settimane in presenza perché crediamo di dover dare anche un piccolo segnale di ripartenza anche nel nostro piccolo. Lodi Liberale ormai è arrivata all'ottavo anno di attività, siamo nati il 12 settembre 2013, dopo un evento organizzato il 12 novembre 2013 e da allora abbiamo cercato ogni settimana di organizzare conferenze per diffondere il pensiero liberale tramite testi di attualità e tramite classici. È una caratteristica di quest'anno che teniamo molto, ogni 2 settimane presentiamo testi per avvicinare i ragazzi, le ragazze o chi l'ha studiato da ragazzo e vuole riavvicinarli appunto ai classici, ai fondamenti del pensiero. Tocqueville, Hutton, Friedman, Popper, Beccaria, Ron, Mises, Hayek, Rothbard e quant'altro. Il pensiero liberale è fecondo, è ricco, è molto articolato, è poco conosciuto, è troppo spesso strumentalizzato, caricaturizzato e credo che in un periodo come questo ne abbiamo un disperato bisogno, anche perché siamo in un periodo in cui, ripeto, purtroppo non è che è cambiato ancora molto, siamo in un periodo in cui le nostre libertà personali, di movimento, di iniziativa economica, di anche parlamento, di socialità sono limitate per l'emergenza pandemica. Lodi Liberale fin dall'inizio ha deciso di mantenere un appuntamento abbastanza costante, almeno una volta all'anno, con testi in qualche modo di sana divulgazione scientifica. E leggendo il libro, per chi di voi avrà poi la voglia di approfondire e di leggere il libro della Cattaneo, potete trovare la professoressa Cattaneo, che potete trovare poi in fondo alla sala, scoprirà che alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso degli anni sono temi che la professoressa Cattaneo ha sempre portato avanti in maniera iper documentata, scientifica e razionale. Noi abbiamo fatto nel corso degli anni eventi in maniera totalmente controcorrente, se vogliamo, già dal lontano 2014, eventi sugli OGM, sugli organismi geneticamente modificati, che in questo paese sono considerati, non so, quasi come fossero dei Frankenstein, il cibo Frankenstein, eccetera. Invece sono una tecnica scientifica che è fondamentale per il progresso in generale, per la ricerca e anche per arrivare anche a risolvere alcuni problemi, come dire, dal punto di vista alimentare a livello mondiale. Ne abbiamo fatto più di un evento, abbiamo coinvolto Davide Ederle, abbiamo coinvolto Giorgio Fidenato, agricoltore, chi di voi lo conosce, a cui hanno distrutto più volte i campi perché ha deciso semplicemente di seminare mais OGM sui propri campi, peraltro portando lo Stato italiano davanti alla Corte europea, vincendo, se non male, l'ultima attività. E semplicemente perché? Perché nel nostro paese non solo è vietata la coltura, ma è vietata ancora, e siamo l'unico in Europa, la ricerca sull'OGM. All'interno del libro troverete anche una parte per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati, è una cosa che è importante altrettanto e che peraltro è collegata al coronavirus e ai vaccini, che è la sperimentazione sugli animali, altro tema particolarmente difficile da affrontare in questo paese. Abbiamo dedicato qualche anno fa una serata insieme a Giuliano Pignaschi presentando il libro di Gilberto Corbellini, Cavie, sulla sperimentazione sugli animali. Vi devo confessare che è la prima volta che ho scoperto, perlomeno faccio attività politica da tanto tempo, ma con Lodi Liberale è la prima volta che ho scoperto la necessità della DIGOS, non perché l'avessimo chiesta noi, ma perché quando si tocca argomenti come la sperimentazione sugli animali in questo paese, diciamo che la razionalità non è proprio prevalente. Nel volume viene spiegato anche che questo tipo di ricerca, per quanto possa essere auspicabilmente superata nel corso del tempo, per quanto già adesso sia fatta in maniera molto più rispettosa di quanto fosse fatto un tempo, è ancora oggi assolutamente necessaria e quindi deve essere non vituperata, non denunciata e non denunciato chi invece la sostiene o la difende. Quindi noi questa sera abbiamo deciso appunto di presentare questo libro della professoressa Cattaneo insieme al professor Derroix, visto che abbiamo invitato un professore credo che la senatrice Cattaneo non abbia preso il bisogno di presentazioni. Per quanto riguarda invece gli altri due ospiti sono il professor Gianvito Martino, che è direttore scientifico del CNR ed è anche professore.
il professor Eugenio Scanziani della Facoltà di Veterinaria di Lodi, che ho scoperto ha un nutrito, come dire, gruppo di studenti che vedo parte anche qui presenti, quindi è un professore particolarmente seguito e apprezzato nella nostra facoltà, dico nostra perché è l'Università degli Studi di Milano, ma ormai la sede è a Lodi. In un periodo come questo, fare della sana divulgazione scientifica, spiegare che cosa sia la scienza, che cosa siano e come agiscano i ciarlatani, denunciare i casi di mala ricerca, di mala università, come viene fatto magistralmente nel libro, credo che sia importante. Io cito un brano della senatrice Cattaneo, perché credo che rappresenti perfettamente che cosa debba sia e debba essere la ricerca scientifica. Libera, aperta al mondo, collaborativa per tutti. È la ricerca in ogni campo. Se non fosse libera, non potrebbe esplorare tutte le strade necessarie e tracciare nuovi orizzonti di cura, di conoscenza, di comunicazione, di contatto. Se non fosse aperta, non avrebbe l'occasione di conoscere il mondo e le sue istanze e di elaborare strategie utili alla società. Se non fosse collaborativa, rischierebbe di perdere le idee che nascono dal confronto e dalla conoscenza reciproca. Se infine non fosse per tutti, non sarebbe scienza. Credo che sia una descrizione perfetta di che cosa sia la ricerca scientifica e prima di passare la parola alla senatrice Cattaneo, io volevo citare un altro brano, è piuttosto lungo, ma secondo me è importante, perché vedo che ci sono in sala fortunatamente molti giovani, molti ragazzi che vogliono, che stanno anche studiando e che si stanno approcciando al mondo dell'accademia, della ricerca, eccetera. Ed è un appello della senatrice Cattaneo che fa ai ragazzi a non subire, a non accettare, come dire, passivamente quando ci sono delle storture nel mondo accademico. Ragazzi, non mettetevi più in fila. Voi avete il dovere di impegnarvi e chiedere conto a voi stessi, restando impermeabili alle scorciatoie furbesche e ai compromessi. Il vostro mentore, dal canto suo, ha il dovere di valorizzare e accrescere le vostre competenze, di rendervi competitivi con altri ricercatori, di insegnarvi ogni aspetto della disciplina, inclusa l'integrità morale, cioè a non ingannare voi stessi o altri, alla quale lo studio obbliga, perché possiate farvi strada nella ricerca e nell'accademia da soli e per quel che valete. Se viceversa questo apporto non c'è, se siete costretti o vi adagiate in una condizione di subalternità ai desiderata di chi impropriamente vive il servizio accademico come un Don Rodrigo qualunque, scappate o cercate altro. Perché prima o poi di aria viziata, di anossia, si muore. Si muore di frustrazione quando le aspettative di vassallaggio non si realizzano, oppure si muore dentro, subito dopo. Quando entrati nel meccanismo, lo si perpetua, avendo perso l'amor proprio e la fiducia nelle proprie capacità. Ribellarsi non è facile, lo so, ma rimane necessario. Io stessa, da semplice ricercatrice, mi sono ritrovato a ricorrere, con fortune alterne, alla giustizia, alle denunce pubbliche per segnalare spartizioni amicali di fondi pubblici o bandi scritti per alcuni ricercatori e contro altri. Reagire, per quanto difficile, è meno pregiudizievole di quanto si pensi. E la sempre più circoscritte, logore, anacronistiche e indifendibili sacche di potere baronale che si alimentano di denaro pubblico dentro e fuori l'università sono più fragili di quanto diano a intendere. Per far scoppiare le rane che sfondano, basta uno spinto. Credo che sia un appello che ogni ricercatore, ogni persona che voglia, giovane, che voglia avvicinarsi all'Accademia, debba fare suo, e quindi ringrazio davvero la senatrice Cattaneo per essere con noi e vi cedo subito la parola. Grazie. Grazie, grazie mille. Difficile star seduti a parlare, ma ci provo. C'è questo libro davanti, posso No, togliere il è suo. nome? Ecco, grazie perché non vedo appunto le persone. Buonasera, grazie a Lodi Liberale, mi fa molto piacere essere qui con i miei colleghi perché so insomma di essere a un tavolo da sempre impegnato nello spazio pubblico, proprio nella divulgazione pubblica. Gianvito Martino è insomma, da sempre uno dei proponenti maggiori di un festival straordinario, il Festival della Scienza di Bergamo. Quindi a sottolineare ancora una volta come insomma, gli scienziati, come vedete, sono qua, si impegnano, non, insomma, sono momenti importanti questi. Io vorrei cogliere questo momento, appunto, forse partendo dal libro, mi avete chiesto appunto. Forse anche per dire un attimo il perché del libro, potete immaginare, ovviamente nelle nostre vite passano non solo tanti esperimenti, ma anche tante riflessioni, perché la scienza non è insomma,
qualcosa di freddo e di statico, ma si sviluppa in un contesto. La scienza, cioè quelli che studiano, studiano in un paese, sono sostenuti dal paese, hanno un rapporto con i giovani, con la società, con il pubblico, e quindi questo scatena riflessioni, no? Toccano delle cose, degli argomenti nuovi, no? Quindi sono da spiegare, su alcuni avrai delle reazioni negative, quindi nei nostri anni, da sempre, non c'è solo l'esperimento, ma c'è il contesto. E questo appunto ti scatena riflessioni, ti scatena articoli che scrivi sui giornali, discussioni come queste. Il libro è stato un po' il momento di raccolta di questi pensieri e di queste riflessioni maturate negli anni sul ruolo della scienza nella società, che è bellissimo come argomento. E davvero dobbiamo spogliarci dell'idea che la scienza sia fatta per coloro che stanno dentro i laboratori, insomma chi sta a questo tavolo non lo pensa assolutamente, la scienza è per coloro che stanno fuori, quindi ecco il contesto ti dà gli argomenti per far scienza, il contesto è l'ambito a cui devi spiegare tutto. E quindi ecco il libro, e quindi ecco quel titolo, sì, che dà l'idea di un qualcosa di bellicoso, poi insomma a volte mi viene da dire ma no, non è un titolo che vuole spingere ovviamente verso le battaglie, anche se a volte arrivi alle battaglie, ma ci arrivi veramente. E io nella mia vita, insomma, ce le ho tutte davanti, cioè a volte mi sono sentita che mi dovevo armare per contestare. Ovviamente queste armi sono armi pacifiche, anzi le armi sono le armi della conoscenza, giusto? Armati di scienza vuol dire essere armati di conoscenza, essere pronta ad argomentare le tue posizioni sulla base delle prove e sulla base delle evidenze. Quindi ecco, armati di scienza... anche evoca un po', se volete mettere l'accento sulla prima A, è un po' un'esortazione, no? Insomma, a ciascuno di noi, al cittadino, anche a me, come insomma, persona che non è esperta ovviamente di un miliardo di cose, quindi io non so niente di fisica, io non so niente di geologia, quindi armati nel senso di esortazione ad attrezzarsi del metodo della scienza, appunto per dare forza alle proprie posizioni, oppure armati, se volete mettere l'accento sulla seconda A, interessante come un po' anche per sfruttare, no, per sollecitare la dimensione collettiva, quindi armati nel senso di farci forza della solidità, no, di quando le conoscenze diventano di tutti, ecco che c'è una società armata e c'è una società che non deraglia, c'è una società che non sbanda. Forse dobbiamo quindi arrivare, se vogliamo armarci di scienza, dobbiamo forse spiegare cos'è, no? La scienza, e io faccio questo cappello che spero appunto possa essere utile ai miei colleghi, quindi sì, si dice scienza, ma si legge metodo scientifico. E cos'è questo metodo scientifico? Io lo declinerei così, è uno strumento, il migliore che abbiamo per capire come stanno le cose intorno a noi, è quel metodo che ci permette di studiare le cose che non conosciamo. A me piace molto questa frase, no? Perché se ci pensate, sì, noi apriamo i libri di testo, anch'io lo faccio, su tanti argomenti, e trovo le scoperte, ma tante non ci sono, quindi come fai a leggerle se non ci sono? Qualcuno si è armato del metodo della scienza per andare a esplorare quelle pagine che non ci sono ancora nel libro e che ci saranno nei libri di domani e di dopodomani. E quindi cos'è questo metodo? Beh, io ho sempre questa immagine, no, dello scienziato che indaga, che si colloca in questo deserto della non conoscenza, no, proprio c'è la frontiera più lontana, non c'è proprio nessuno intorno perché sta veramente, veramente osando tanto. Si colloca lì e comincia ad indagare. Ecco che quindi il metodo ti dice: primo, devi avere una domanda, devi avere un'ipotesi. E la cosa più importante della scienza è proprio questa:
Se la tua domanda è strampalata, se tu vuoi studiare il sesso degli angeli, sei fuori dalla scienza, perché non esisterà metodo, non esisterà esperimento che tu potrai fare per verificare il sesso degli angeli. Non c'è esperimento che tu possa fare per verificare se c'è una teiera cinese che ruota intorno al sole, tra Marte e la Terra. No, queste sono superstizioni, queste sono stramberie, queste si collocano fuori perché non esiste esperimento. E invece il metodo della scienza parte, no, con una domanda sperimentabile, con un qualcosa che ti porterà a misurare. Ecco, poi dalla domanda tu dovrai immaginare gli esperimenti. Già la domanda è difficile, nessuno l'aveva mai posta prima. E poi io direi anche nessuno aveva mai osato porla prima. E poi dovrai mettere in fila tutti gli esperimenti che potrai immaginare. Quindi immaginate lo studioso che fa la domanda e poi devi immaginare gli esperimenti per vedere quanto forte è quella domanda, quanto forte è quell'ipotesi. E lo scienziato studioso con il suo gruppo di ricerca, perché nessuno lavora da solo, ecco che comincerà a fare quegli esperimenti. Alcuni di quegli esperimenti non avranno neanche le tecniche, dovrai immaginare la tecnica, dovrai costruire la strada, non solo percorrerla senza sapere se ti porterà nella direzione giusta, perché a priori tu non lo sai, ma dovrai anche costruire la strada e forse dovrai anche costruire gli strumenti per costruire la strada. Quindi c'è tanto anche, no, da immaginare di strumenti per affrontare le domande. Comunque ecco che sai, tutta questa fila di esperimenti, dovrai convincere qualcuno che quegli esperimenti sono quelli giusti da fare, quindi dovrai sottomettere un progetto di ricerca. Qualcuno te lo dovrà valutare in modo competitivo con gli altri. Dovrai vincere le risorse per fare gli esperimenti. Non è che perché sei all'Università di Milano o al San Raffaele, no, avrai appunto le risorse. No, è giusto che tu te le debba conquistare in modo competitivo, no? Perché quelle risorse pubbliche devono andare per il progetto, per l'idea, almeno su carta, che abbia, non è il mio cellulare, no? Che abbia più valore teorico sulla carta. Quindi ecco, poi vinci, vai a fare gli esperimenti. E la cosa interessante è che quando fai gli esperimenti non durano un giorno, una settimana, un mese, durano anni. Tu per anni, no, aprirai la porta del laboratorio, così i tuoi giovani, andrai a quel bancone e dovrai accettare la risposta del bancone in laboratorio. E non importa se sei professore ordinario o senatrice a vita, no, o premio Nobel, tu non hai garanzia che la tua ipotesi e la tua idea sia giusta. Tu devi accettare, lo scienziato è così, deve accettare i risultati del bancone di laboratorio, anche quando sono scomodi, anche quando sono indesiderati, anche quando ti dicono che la tua idea è sbagliata. Il semaforo si illumina di rosso e tu precipiti nel cestino insieme a tutto il tuo gruppo, e si fallisce. È per forza che si fallisce, stai indagando quello che nessuno ha mai studiato prima, e non c'è una strada retta, una linea retta, nessuno può dire dove sia, no? Quindi si impara anche a fallire, si impara a ricominciare, perché il giorno dopo la porta del laboratorio si riapre ancora con lo stesso entusiasmo, con la stessa passione, pronti per una nuova partenza. E poi c'è il momento in cui invece il bancone, il semaforo del bancone di laboratorio si illumina di verde, tu sei il primo uomo o donna al mondo a vedere quel risultato, hai un fremito, viaggi a un metro da terra per un po' e qualche giorno o qualche ora, e poi sei pronto di nuovo a cominciare a compiere, a fare gli altri passi. Ovviamente se lavori nell'ambito della biomedicina ti rendi conto che quei risultati sono un passo in più in avanti verso la speranza di una cura. Poi quei risultati, ecco che diventano e devono diventare visibili, pubblici, verificabili e quindi ripetibili. Queste sono le condizioni per definire quell'attività scientifica. E
Perché nel momento in cui tutto questo diventa pubblico, non solo ci sono i tuoi risultati che diventano pubblico, ma ci sono milioni di occhi che guarderanno quei risultati e che verificheranno e che costruiranno il prossimo passo, magari in direzioni totalmente inaspettate, diverse, che nessuno aveva mai appunto immaginato prima. E vedete, questo è il metodo della scienza, no? Quindi l'ipotesi, l'idea, la domanda, gli esperimenti, i risultati, tutti guardano, vengono consegnati al mondo. Questo è il modo per ridurre gli spazi all'incertezza, no? E vedete, e la scienza poi continua, no? Cioè fa opera di carotaggio, va sempre più a fondo e a volte appunto cosa fa? Rifinisce il dato, magari a volte dice questo è stato un errore, non torna mai indietro, guardate che va sempre avanti. Anche quando si sbaglia, no? ci sarà sempre una correzione, per quanti errori possa fare, errori o fallimenti possa fare, sono sempre infinitamente più meno appunto numerosi delle conquiste. Si riducono gli spazi dell'incertezza. Vedete, questo metodo serve anche a riconoscere il ciarlatano. Il ciarlatano è tutta un'altra cosa. Questo metodo, cioè, non ha questo metodo, non ha niente. No? Lavora sulle parole, lavora sulle nostre emozioni, non ha mai niente da mostrare. È sempre una vittima, è sempre... No, non fa parte di questo mondo. Nella scienza si impara a fallire. Nella scienza, con il metodo scientifico, anche impariamo che il rischio zero non esiste, ma appunto che tutto si può arrivare a conoscere e ad affrontare trovando, esaminando dati e prove, rendendole pubbliche, appunto verificabili. Nulla può sfuggire, se questo è il metodo, nemmeno gli errori che una volta accertati vengono corretti. E pensate che con questo, per darvi un'idea, cioè cos'è la domanda, cos'è il metodo? Ma pensate, le domande, se questo è il metodo, noi lo possiamo applicare a qualsiasi cosa. Pensate che in Italia, ed è meraviglioso, ci sono degli studiosi che studiano l'organizzazione sociale delle formiche. A me fa impazzire. Io vedo un nido di formiche e vedo un nido di formiche. Loro vedono una domanda. E io sono grata a loro che studiano queste cose che io non riuscirei mai a studiare. Quindi ecco la domanda, l'organizzazione sociale delle formiche, poi ci sono gli esperimenti. E come fai a studiare l'organizzazione? Ecco lo scienziato che immagina gli esperimenti, quindi l'organizzazione sociale delle formiche l'hanno capita, dotando ogni formica, ne hanno preso un 200, gli hanno messo questo giubbettino che è una specie di GPS. Ogni volta dico mi piacerebbe vederli, questi scienziati che allacciano il giubbettino, una specie di GPS per vedere come si parlano le formiche tra loro. L'hanno fatto l'esperimento, guardate che l'hanno fatto al Politecnico Svizzero, e io ho paura che se qualcuno in Italia, questo è un esperimento del Politecnico Svizzero, che se qualcuno in Italia propone questi tipi di studi, magari qualcuno, c'è il rischio che si alzi a dire che insomma, che importa? L'organizzazione è inverosimile, è inaccettabile, perché vorrebbe dire che importa del pensiero, del prossimo pensiero del filosofo, che importa dello studiare il ciprominoico, invece ci importa è come, e c'è dignità e diritto di studiare in ogni ambito della conoscenza. Pensate il metodo portato nell'universo, pensate questo metodo che ci ha permesso di misurare per la prima volta nella storia dell'umanità le onde gravitazionali. Era il 15 settembre del 2015. E questi scienziati e quell'idea arrivava da qualcuno che era lì 100 anni prima? Questi scienziati, astrofisici, fisici, matematici, gli ingegneri, gli amministrativi, i tecnici, che si sono interrogati per quanti anni, per quanti mesi, per quanti anni, sull'idea di esisteranno le onde gravitazionali, cioè due oggetti dell'universo che si fondono. Cosa succede nell'universo? L'universo, lo spazio non è vuoto, è come se fosse un tessuto. Se si fondono due oggetti, ecco che il tessuto si muove, ci si propaga l'onda, come quando gettate un sasso nell'acqua.
E pensate alla meraviglia di questi studiosi che si erano attrezzati, a me impressiona questo, il coraggio di osare su una domanda così difficile, due oggetti che poi misurano quest'onda a settembre del 2015, prima volta, e si erano attrezzati e avevano convinto quelli che stavano fuori dalle loro strutture, da questi interferometri, con queste due braccia che sono lunghe 3 chilometri, avevano convinto quelli che stavano fuori dai loro laboratori che quell'esperimento andava fatto, che quella misura andava ricercato, senza garantire a nessuno che quelle onde sarebbero arrivate. E ogni giorno andavano nei loro laboratori, con i loro gruppi, con tante altre persone nel mondo, collegati costantemente, poi arriva l'onda. E loro la misurano, tra l'altro ha un suono meraviglioso, un cinguettio, una cosa delicatissima, che è una cosa minima. E a me quello che impressiona di questo risultato, a me quello che impressiona della scienza, non è tanto il risultato, mi impressiona, è la misurazione di un'onda gravitazionale di due oggetti che si sono fusi a 1,3 miliardi di anni luce da noi. 1,3 miliardi di anni luce già fa spavento. Ma se pensate a quanti chilometri è un anno luce, sono 9.000 miliardi di chilometri. Come hanno potuto osare pensare che quell'onda sarebbe arrivata? E che loro sarebbero stati in grado di misurarla? Posso dire che a me quello che impressiona della scienza è questo, non il risultato ma il coraggio di osare e l'attrezzarsi per mettersi in condizioni di poter rispondere a una domanda che non puoi garantire che avrà la risposta che tu stai cercando di misurare. Ma guardate che è pazzesco! E se ci pensate, alla fine la cosa straordinaria di questo metodo, oltre ai risultati e ai benefici per tutti, è che ogni volta che conquista, sposta l'umanità su un gradino più alto nella scala della conoscenza. Noi siamo la specie che è in grado di misurare le onde gravitazionali, l'organizzazione sociale delle formiche o tante altre cose interessantissime. E chiudo appunto con una parola su... Ok, allora dov'è il problema? Il problema siamo noi, il problema sta qua dentro, magari Gianvito Martino ne può parlare, no? Stai in questo cervello imperfetto che non si rende conto della fortuna nostra, del vivere in questa parte del mondo, partirei da qui, della fortuna nostra di poter beneficiare dei risultati di questo metodo, della scienza, dell'organizzazione, anche oltre la scienza, del pensiero umanistico, dell'organizzazione sociale nostra che ci siamo dati, noi siamo fortunati. Questo metodo, guardate che è, insomma, inserito in diversi ambiti della nostra società, no? Il metodo significa decidi sulla base di ragionamenti, del pensiero critico, della logica, delle prove, delle evidenze. Ragionavamo a caso quando eravamo nelle caverne, adesso siamo una società, certo, la società è complessa, ma noi ci siamo specializzati dentro la società. Io non saprò mai guidare un aeroplano né riparare un rubinetto. Magari appunto qualcuno, chi guida un aeroplano, non saprà studiare la malattia che studiamo noi. Quindi dov'è il problema? Il problema è che c'è un gap. Cioè, noi non riusciamo a capire la scienza, noi come cittadini facciamo fatica a capire di fatto anche l'immensità di queste domande, di queste scoperte, la nostra reazione di chiusura. Pensate davanti al vaccino, come si fa a non ringraziare ogni minuto della nostra vita il fatto di avere questi vaccini? Guardate che l'esperimento di cosa è il mondo senza scienza, noi l'abbiamo fatto. Il mondo senza scienza è marzo 2020. Noi l'abbiamo capito cos'è il mondo senza scienza. Il mondo con la scienza è questo qui. L'Odi liberale e questo tavolo di persone qui e questa audience e le altre persone che ci stanno seguendo da casa. Quindi noi abbiamo proprio un problema con la scienza perché il nostro cervello fa fatica a recepire il nuovo, noi siamo appunto, tendiamo,
siamo conservatori, no? E la scienza, no, tende un po' a farsi gioco delle nostre emozioni, no? E quindi il nostro cervello fatica, e poi c'è la fatica anche della decisione pubblica, politica, sugli argomenti della scienza, dove insomma tutto questo si amplifica. Pensate, e poi chiudo, che negli anni della pandemia e di questa conquista ciclopica, che è questo vaccino che è arrivato in un anno, ma perché ci sono stati decenni prima di studio, di cui nessuno sa, ma noi siamo veramente nani sulle spalle dei giganti, noi, cioè, per questo siamo arrivati a questo vaccino. Bene, è l'anno del vaccino, è l'anno in cui l'umanità è stata liberata dalla scienza e dal vaccino. Beh, insomma, in questo anno, con un Parlamento che chiaramente, insomma, i politici sono grati, no, di questa scoperta e di questo prodotto e di questo vaccino, beh, insomma, questo stesso Parlamento è quello che sta licenziando un disegno di legge sull'agricoltura biologica, il DDL 988, è un DDL che è in elaborazione da un paio d'anni, quindi c'è pressione ovviamente a portarlo a compimento, ma il problema è che dentro il DDL c'è un'equiparazione con la cosiddetta agricoltura biodinamica, quindi con l'esoterismo, con i preparati, il cornoletame, i raggi cosmici, le vesciche di cervo riempite di fiori di Achillea, le pelli di topo spoiate, incenerite, cosparse nei campi, sui campi, per prevenire una futura invasione di topi. Capite che se passa questa legge così com'è, e adesso è alla Camera, ultimo step, se passa questa legge, il problema non è solo che si danno soldi pubblici anche alla ricerca sull'esoterismo, no? Su questi cosiddetti preparati per questa cosiddetta agricoltura. Non solo il problema è che c'è un terrapiattista agricolo che siederà al tavolo del Ministero delle Politiche Agricole, ma il vero problema è che quando il pensiero magico entra in una legge di Stato, beh, si perde qualsiasi base comune per un ragionamento condiviso. Quindi vuol dire che, vabbè, ma Gianvitto domani 2 più 2 potrà far 5 e dipenderà solo dai rapporti di forza. Quindi se questa legge passa, se il pensiero magico entra, beh, insomma, si va verso una società terribile, verso la società, mi viene in mente, di Thabo Mbeki, presidente, ex presidente del Sudafrica, no? Che nei suoi anni lui proclamava che l'HIV non esisteva, che quindi ci si poteva, quindi rapporti sessuali non protetti, bastava una doccia qualora ci fossero degli inconvenienti, e ovviamente professava tisane, non mi ricordo a base di che cosa, per combattere la malattia, questa cosa strana che si manifestava, ma non c'era un virus alla base, condannando 300.000 persone a morte, no? Perché non hanno usato i farmaci antiretrovirali. Quindi quella è la società che noi dobbiamo osteggiare, ovviamente ciascuno con la sua posizione, ma anche appunto con quella più importante di cittadini, membri di una democrazia, che si possono alzare in piedi e dire, insomma, questa è la direzione in cui noi non vogliamo andare. Grazie. Credo che la professoressa Cattaneo abbia dimostrato non solo la competenza, la professionalità, ma soprattutto la passione. Si vedeva lontano miglio, come dire, questa è una vera e propria missione, quella della, come dire, della scienza, della ricerca scientifica, che ha, come dire, praticato e difeso nel corso degli anni. Peraltro svolgendo anche un ruolo pubblico oggi fondamentale per appunto fare queste campagne di denuncia della magia che entra in Parlamento. Nel libro troverete riferimenti a Xylella, anche alla Stamina, insomma, a tanti casi che hanno animato il dibattito pubblico cercando di inquinare, perché quello era la sana ricerca scientifica, il sano metodo scientifico. Perché cerchiamo, l'ha ricordato perfettamente la professoressa Cattaneo, che
Oggi spesso viene tentato da troppe persone un'equivalenza per cui la scienza è in qualche modo qualcosa che limita la libertà personale, è esattamente il contrario, nel senso che la scienza è quella che ci permetterà di tornare alle nostre libertà che abbiamo perso nel corso del tempo. E un autore caro a tutti noi, che era Karl Popper, spiegava che appunto la vera scienza è quella che può essere falsificata, e quindi appunto è quella che può essere spiegata, illustrata e poi documentata, e poi appunto, anzi il vero scienziato è quello che cerca la possibilità che chiunque, a livello anche mondiale, possa invece spiegare perché ha sbagliato, perché appunto la scienza prosegue per tentativi ed errori, e gli errori sono quelli che poi fanno progredire nel corso della ricerca, non tanto della verità, ma del miglioramento progressivo e continuo, perché appunto la scienza non è dogmatica, non è un qualcosa che c'è una verità per sempre e che poi possa non essere superata. Una delle cose importanti che mi ha colpito anche della relazione della professoressa Cattaneo è la modestia, quindi la consapevolezza socratica di non sapere, sia nell'ambito in cui si studia che in generale. Siamo troppo spesso abituati che chiunque ha un titolo scientifico poi diventa, come dire, onnisciente su ogni tipo di aspetto scientifico, filosofico, sociologico, politico e quant'altro. Invece appunto bisogna sviluppare, conoscere la divisione del lavoro, dei compiti, affidarsi alle persone che ne sanno, ascoltare le persone che ne sanno e non dare voce ai ciarlatani. Prima di cedere la parola al professor Scanziani, questo è un pezzo troppo bello per non essere citato. Ciarlatani, la loro scienza si inserisce laddove manca la disponibilità di trattamenti della medicina che si distingue per le prove di sicurezza ed efficacia. Il ciarlatano, peraltro, è citato da un'ordinanza del giudice del lavoro Vincenzo Ciocchetti, quindi è perfetta perché viene descritta in una ordinanza esattamente la definizione perfetta del ciarlatano. Il ciarlatano vende l'illusione di saper vincere una malattia incurabile, di essere portatore di una scoperta rivoluzionaria, quasi un martire, che, nonostante la guida della comunità scientifica e le congiure delle case farmaceutiche, va avanti con l'unico scopo, all'apparenza altruistico, di aiutare chi soffre. Attrae e illude con una cura in realtà inesistente, omettendone i costi. Intorno alla terapia rivoluzionaria versata dai poteri forti, rimane una loro vista. Il ciarlatano non mostra mai i suoi dati, perché non li ha, né si sono di sottoporre la valutazione dei pari come si fa nella scienza. Ciò imporrebbe infatti un'ipotesi, studi reali, una raccolta di dati e analisi statistiche. Alle riviste scientifiche preferisce la piazza e il web. Parla al cuore delle persone, si mostra empatico, l'unico in grado di comprendere la malattia e le sofferenze che ne deriva. Ha un linguaggio persuasivo ed emotivo prima che scientifico. Bypassa le prove di efficacia e ogni regola universalmente condivisa per certificare la validità di un trattamento. La ragione è semplice. Vendendo nient'altro che un'illusione, non si può fornire un risultato frutto di una verifica sperimentale. In un periodo in cui ci sono troppi complottisti, troppi, come dire, che denunciano poteri forti e si affidano al primo ciarlatano di turno, questa credo sia una frase, una serie di frasi che devono essere, come dire, scolpite nella nostra mente. Professor Scanziani, a lei. Innanzitutto grazie per l'invito, vice sindaco. È una bella occasione per qui la professoressa Cattaneo a illustrare il suo libro, che ho letto con estremo piacere. È un libro che dà dati, che dà idee, che ovviamente fa riflettere e in tal senso dà degli spunti per ognuno di noi, degli spunti che possono essere anche condivisi qui, e così nella mia modesta figura di tavolo veterinario dirò il mio punto di vista, non è solo il mio personale, ma quello di una persona che dedica il proprio lavoro di didattica e di ricerca scientifica alla cura delle malattie degli animali. Nel leggere il libro mi sono sentito anche un po' in colpa, nel senso che questa Cattaneo fa due lavori molto importanti, molto dedicati. Mi fa con estremo precisione, passione, determinazione. Io ho malapena di trovarne uno, quindi così mi perdoni questo. Rappresento la Facoltà di Medicina Veterinaria di Lodi, che vi vedete illustrata in questa immagine a destra, e prenderò in rassegna i vari capitoli. Il libro è molto bello perché si legge in capitoli, quindi, e come dice l'autrice, la professoressa Cattaneo, si può anche partire da metà, dalla fine, uno sceglie un capitolo, e sono così, si possono leggere completamente da soli. E quindi il primo capitolo... accidenti, abbiamo un complottista qui. Tornare indietro, fermi. Quindi la scienza è una sola etica, un solo metodo, il primo capitolo.
titolo e mi sono permesso di prendere alcuni spunti, alcune frasi, contestualizzate un po', quindi come fragile il rapporto tra scienza e politica. E quindi due punti che mi hanno molto colpito sono i finanziamenti pubblici e la vicenda di Human Technopole, che vengono descritti, così molto interessanti, non mi dilungo, se ci sono delle domande non potrei rispondere. In poche parole, per esempio, la vicenda di Human Technopole porta fuori l'idea di un progetto scientifico che è sviluppato con una quantità di fondi incredibili per realizzarlo e da questi fondi all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova senza che ci sia una gara. Così. Quindi la politica decide di dare qualcosa a qualcuno senza che ci sia una competizione. In ambito accademico competizione deve essere vista una cosa brutta, una cosa bella. Si va, c'è una gara, c'è chi vince, chi si perde, si stringe la mano, il giorno dopo si ricorre, magari chi ha perso. Quella facoltà è stata vinta con una gara pubblica ed è stata vinta da un giapponese. E quando l'ha vinto un giapponese, ma diamo, ma noi italiani dobbiamo andare a prendere un giapponese per fare una facoltà. Ho conosciuto il giapponese 2 anni prima che venisse costruita e già aveva convinto. Una persona eccezionale. Una persona che per prima cosa ha detto: io per vincere questa gara ho preso l'aereo dal Giappone, sono venuto a Lodi, ho voluto conoscere questa terra, ho voluto conoscere queste persone. Ha fatto questo progetto, io tutti i giorni che vado a fare lezioni dico, io pagherei 10 euro per entrare in questo posto. E lui ha dimostrato che costruire un bel posto è qualcosa che fa cultura. Costruire delle belle aule vuol dire che il docente si sente a suo agio, vuol dire che lo studente è attento e che quello che si fa, che si faceva a Milano in via Celoria, aula Puglia, qui rende il triplo. Quindi sono grato asta pubblica che ha dato la possibilità a un giapponese a costruire qui un edificio estremamente lombardo. Sempre nei riguardi così di quello che è il finanziamento pubblico e la scienza, c'è questa immagine che all'età di 200 anni è un setto nasale di un cavallo colpito dalla morva. So che non sapete cos'è la morva è una malattia dei cavalli, di natura batterica, trasmissibile all'uomo, mortale nell'epoca pre-antibiotica. Quindi una volta si moriva di morva, sia a cavallo che a i politici di allora, personaggi influenti, importanti come Napoleone, erano molto preoccupati, non tanto del soldato che moriva ogni tanto, ma dei cavalli. La cosa a quei tempi più importante era avere dei cavalli che ti facevano vincere una guerra. Per cui io sono grato a gente come Napoleone che mise un sacco di soldi per fondare le facoltà di medicina veterinaria in Europa e in Italia. La facoltà di medicina veterinaria di Milano nasce nella fine del Settecento ed è stata sponsorizzata proprio dalla politica per questi sporchi appunto interessi, ma è così. La prossima. Ok, abbiamo parlato di sperimentazione animale e questo è il corsivo, è quello che è preso proprio paro paro dal libro, e prende in considerazione un fatto importante. Se noi non spiegheremo che cosa facciamo nei laboratori, la gente verrà nei laboratori e vorrà vedere. Cioè, questo è proprio un messaggio. Recentemente anche Grignasti, che ci hanno citato prima, parlando con lui, dice: ma la politica più interessante è quella di non nascondere la sperimentazione, ma di renderla fluida, spiegarla. Quindi, partendo non tanto da che cosa facciamo sul topo, ma partendo da una cosa che tutti dimentichiamo. Quanto è triste, quanto è dolorosa la malattia dell'uomo. Quindi noi prima di tutto dobbiamo far vedere qual è la sofferenza di una persona colpita da una malattia. In quel poster è raffigurata una bambina, non si legge, ma quello che è scritto dice: beh, dovevamo mettere a punto una procedura chirurgica nuova per curare un tumore a questa bambina. Per mettere a punto questa terapia abbiamo dovuto utilizzare un po' di animali e questi sono stati alla fine soppressi. È stato un sacrificio, ma guardate il risultato. Quindi dobbiamo sempre partire da questo punto, qual era il problema che ci ha spinto a fare la sperimentazione animale. L'immagine sotto è grigia, non ve la propongo. L'immagine di qualsiasi malattia drammatica dell'uomo, che potete anche andare su internet, io per il mio lavoro lavoro con le immagini, quindi clicco con la malattia, mi vengono fuori quello che si dice in gergo, le peggio cose, cose che non mi permetterei di proporvi. Quindi sappiate che dietro la sperimentazione animale c'è il tentativo, a volte è faticosissimo, di cercare di trovare una soluzione. Certo che abbiamo dei problemi, ma cerchiamo di raggiungere un traguardo stavolta. Quindi diciamo che la sperimentazione sugli animali con un accesso virtuale ai laboratori è una cosa che potrebbe essere prevista, prevedibile, potrebbe
diminuire questo contrasto tra sperimentazione animale fatta dal ricercatore e dal pubblico che pensa che si faccia chissà che cosa. Ok, un altro commento sugli organismi geneticamente modificati, che siano vegetali, che siano animali. Geneticamente modificati vuol dire che in laboratorio io prendo, modifico il genoma di un animale, accendo, spengo dei geni, e tenete presente che le ultime conquiste della ricerca scientifica in campo biomedico sono state fatte quasi tutte con l'utilizzo di topi transgenici, cioè topi nei quali io posso riprodurre talvolta in modo completamente esatto una malattia che si manifesta in uomo. Quindi non un uomo su un esperimento, ma un topo che è una fotocopia quasi identica dell'uomo. Senza questi organismi geneticamente modificati la ricerca sarebbe bloccata da questo punto di vista. Quella è una razza di cane che non è stata sottoposta ad una modificazione genetica improvvisa, ma certamente è stata sottoposta a una modificazione genetica, così come i cavalli, i bovini, una serie di razze di cani, di gatti, sono modificati geneticamente, non improvvisa, ma con la selezione naturale, tra virgolette. E voi credete che quello sia contento? Modo. Sappiate che per ogni razza di cane che noi abbiamo selezionato c'è una lunga lista di malattie ereditarie legate proprio a specifici geni che vengono trasmessi all'interno di questa razza. Quindi il problema è solo provetta sì, provetta no, ma guardate che anche nei piccoli animali di affezione noi facciamo delle modificazioni genetiche di una drammatica importanza. C'è un punto interessante che mi ha colpito del libro, è la democrazia diretta, no? Ci troveremo a votare nucleare sì, nucleare no, come diceva la professoressa, ma io di fisica sono così così, un giorno si parlerà di qualcos'altro, non so. È giusto, non è giusto? Non lo so, io non ho una risposta. È vero, e la professoressa Cattaneo tira le orecchie a quelli che fanno ricerca, me le sono sentite tirare, dovete fare più divulgazione, dovete essere qui la sera a parlare in modo semplice, in modo lineare, a spiegare le cose, che cos'è un lavoro, che cosa facciamo, non siamo più grandi mostri. Ecco, questo va fatto. Ma io ritengo che anche la società debba fare un passo avanti. Ci deve essere un punto d'incontro. Io penso che la pandemia ha sollevato il solito problema che c'è un certo analfabetismo nei riguardi del linguaggio della scienza. Se voi accendete la televisione, in una serata sentirete che ci sono almeno 10-15 spot per farmaci antinfiammatori, giusto? Ma la domanda è, ma sai che cos'è un processo infiammatorio? La definizione che do ai miei studenti, il processo di infiammazione è molto semplice. È una reazione del tessuto vivente tendente a eliminare un elemento irritante. Ergo, se non ci fosse un processo infiammatorio, probabilmente saremmo morti un giorno sì, un giorno no. Quindi la televisione alla fine ci convince che l'infiammazione è il peggiore dei mali che va combattuto con tutte le nostre forze. Io personalmente ritengo che farei un altarino alla infiammazione e direi grazie infiammazione che ci sei. Alcuni anni fa ho letto un lavoro scientifico che diceva in America vogliamo introdurre un corso di patologia generale, cioè quel corso in cui si insegna che cos'è un tumore, che cos'è l'infiammazione, che cos'è la degenerazione, cos'è un'infezione, cos'è l'immunità, ai ragazzi del liceo. E io penso che sia venuto il momento. Penso che questo periodo ci ha dimostrato che al liceo, adesso non prendete, non so, vorrei dire una cosa, poi vi arrabbiate, diminuiamo un po' non voglio dire cosa dobbiamo diminuire. Ma qualcosa possiamo diminuirlo e dobbiamo inserire un corso di patologia generale. Una cosa che è scritta nel libro è la scienza richiede tempo per rendere sicure ed efficaci le proprie scoperte. Ricordatevi che la scienza ha un passato, ha un presente, ha un futuro. Il futuro ce l'ha spiegato molto bene la professoressa Cattaneo, è applico per un greco, scrivo il mio progetto di ricerca. Il mio presente è domani mattina si va in laboratorio al famoso bancone e avremo la risposta, ho vinto il Nobel, ovvio, dobbiamo rifare tutto da capo. E poi c'è il passato. Venite alla facoltà di medicina veterinaria, che è quella molto bella, e all'interno un cuore pulsante e meraviglioso, la biblioteca. È un posto enorme dove tutto quello che è stato scritto sulla medicina veterinaria è lì presente. Purtroppo adesso è quasi tutto sul computer.
Tuttavia, questo vuol dire che quando uno scienziato scrive qualcosa, non è che la scrive il giorno dopo, pappa e ciccia, sì. No, no, rimane per anni. E dopo 10 anni ci può essere un altro ricercatore che dice tu hai scritto un emerita gastrologia. C'è una commissione di concorso che ti dice ma tu hai pubblicato questa cosa dove c'è scritto questa cosa qui, perché l'hai scritta? Quindi c'è una memoria storica. Questa memoria storica serve anche per costruire il futuro perché mi basi sul lavoro degli altri colleghi per andare avanti di un passo. Questo non c'è nel giornalismo. Questo non c'è nella divulgazione di uno scientifico odierno. Un caso emblematico è la BSE, la cosiddetta mucca pazza. Avevo i figli piccoli e io mi ricordo che guardavo il telegiornale, ero angosciato e pur avendo le condizioni scientifiche ogni tanto traballavo e mi dicevo moriremo tutti. Sapete alla fine quanti sono morti di BSE? 230 persone. In tutto il mondo sto dicendo. Ora voglio dire, tutti gli sforzi che sono stati fatti, scientifici, e aperta parentesi, hanno permesso di debellare completamente la malattia, e la malattia si è debellata studiando qual era l'eziologia, la patogenesi, quindi facendo della ricerca. Ecco, diciamo che di tutto questo lavoro, alla fine il dato è stato quello che dicevo di questa morte, che è un dato gravissimo, è un dato che non si deve ripetere, è un dato che fa terrore, che tuttavia non è un dato che è stato detto alla televisione. È un po' la storia di quando uno viene indagato, mille giornali, mille titoli, dopo 10 anni viene assolto e c'è un trafiletto così. Ecco, il giornalismo scientifico, dico non giornalismo scientifico perché anche qui ci sono delle università, ma il giornalismo scientifico televisivo molto spesso fa questo errore. Non vi dice mai alla fine come la storia è finita. Questo invece è la verità, è la cosa importante che dovremmo conoscere molto bene. Vabbè, sono un patito degli Helicobacter, per cui c'è un pezzo sugli Helicobacter del libro che mi sono gustato. Quindi questo Warren e Marshall, due australiani, questi due scatenati, e Marshall è quello che alla fine non convince la comunità scientifica con prove così fine, e si beve questa protocultura con gli Helicobacter e si fa venire la gastrite. Si fa fare una biopsia e dimostra al mondo scientifico. Questo è molto bello perché ci dice che nella scienza a volte non è semplice. Uno ci deve mettere la sua pelle, la sua mucosa gastrica per dimostrare che è quello che dice, però. Quella sulla destra è un'immagine del 1860, perché gli Helicobacter si conoscevano già da allora, non era stata ancora vista la correlazione con la gastrite, ma erano microorganismi molto conosciuti. Queste sono immagini fatte dal mio laboratorio con degli strumenti molto costosi, dopo centinaia, sono più belli i disegni del 1860. Mi piace ricordare che la prossima, uno degli studiosi del 1860 di questi Helicobacter era Giulio Pizzonzero. Vabbè, leggetevi la sua vita, si diventa professore a 25 anni, si diventa direttore, si muore anche presto, intendiamoci. Però sono vite straordinarie. L'Italia è piena di campioni della scienza. Adel Chinieri è un allievo di Giulio Pizzonzero. E in tutto il mondo, dico non in Italia, in tutto il mondo, la rabbia è una malattia che è conosciuta perché viene diagnosticata sulla presenza dei corpi di Negri. Questo Negri muore molto giovane di tubercolosi, a 35 anni. Questo dire che oggi noi ci permettiamo di dire tante cose, perché tante cose le abbiamo risolte e non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati. E allora c'erano quelle scoperte con degli alambichi, delle cose quasi molto primitive. Ultima diapositiva di divagazione, scusatemi, così, ma abbiamo parlato del sistema nervoso centrale, questo è un argomento che troverete ampiamente descritto nel libro. La pubblicità sta della medicina veterinaria, c'è una malattia che è la rabbia, l'abbiamo visto dai clinici. E la rabbia c'è ancora oggi, potrebbe essere finita anche dopo il morso di un cane attraverso la vaccinazione. E ci sono i tabù culturali, ci sono delle povertà nel mondo, per cui decine di migliaia di bambini muoiono tutti gli anni di rabbia. Domani sarà il giorno mondiale della rabbia e vi stimolo a riflettere su questo aspetto. E la frase di quest'anno è fatti, non paura. Quindi non dobbiamo pensare alla paura del vaccino, ma anche al fatto che ci protegge e al fatto che ci sono tante malattie nel mondo che uccidono tante persone. Siccome non ci interessa, probabilmente non ci pensiamo tanto.
questione di libertà, libertà di ricerca, libertà di scelta, libertà di movimento, capitolo 2. Allora, c'è una frase che anche nel testo ha detto fa rabbrividire per la sua crudezza, cioè la frase di Giulio Regeni che dice: sono un accademico, i soldi del mio istituto non posso usarli per fini personali in questo momento. E effettivamente, vabbè, vado oltre a commentare questa. E ci sono così delle riflessioni che cito solo come titolo, sono molto ampie, come il testamento biologico, l'eutanasia. Nel leggere il libro ci si rende conto di quante superficiali siano molte discussioni che quotidianamente sentiamo e anche vengono esposte sui giornali, nei dibattiti televisivi. Ecco, qui ci sono delle questioni vere che riguardano la nostra vita, che riguardano profondamente il nostro essere. Ecco, qui ancora una volta la sottolineatura sul metodo scientifico. Quindi, e qui io mi faccio delle domande, così un conto è la scienza, un conto è chi fa la scienza. Quindi la ricerca è onesta. I ricercatori lo sono del tutto? Chi lo sa? La differenza tra le regole e l'applicazione delle regole, anche qui non si finisce mai, secondo me, di tentare di essere migliori. C'è un accenno alla parità di genere nella ricerca, sono pienamente d'accordo che secondo me è sbagliato arrivare alla fine, dire obbligo avere metà, ma partire dalle origini delle differenze. Quindi creare delle condizioni idonee affinché ci siano paritetiche condizioni tra uomini, donne, bianchi, neri, eccetera, eccetera. Quello che posso dire però è che la facoltà di medicina di Milano e Lodi sono molte più donne che uomini. Tra i docenti, anche nei livelli apicali di direzione, noi abbiamo un problema di quote blu per quanto riguarda gli studenti. Quando io ero studente il 5% erano delle donne, adesso il 5% sono degli uomini in medicina veterinaria. E questo per certi versi può essere un problema. No, c'è una cosa importante che però voglio dire, che il primo investimento in ricerca sono reclutare i cervelli migliori. Sapete dove sono? In Italia. I cervelli migliori noi li costruiamo qui, sono cervelli ricercati che ci rubano da tutte le parti. E per non farci rubare dobbiamo pagarli. E se io ripenso alla mia carriera, io vorrei dire pagami di meno adesso, dovevi pagarmi un po' di più quando ero giovane. Quando si è giovani siamo usciti, la casa da pagare, si può essere anche attratti da cambiare Ateneo, per esempio, cambiare città, ma come fa uno in Italia con 1.500 euro al mese? Cioè, ecco, bisognerebbe dare i soldi ai giovani ricercatori che possano muoversi più liberamente e svolgere quello che hanno nella testa. Metodi ed etica nella scienza, come giornalismo, questo è spiegato molto bene. Come nella scienza esistono dei metodi. Uno scrive un lavoro, uno dice una rivista, ci sono dei pari grado che lo revisionano, c'è un editore che decide di accettare o non accettare, cioè, ci sono delle regole precise. Io penso che durante questo periodo un po' di regole da questo punto di vista potevano essere, prima di scrivere qualcosa, prima di dire qualcosa al telegiornale, c'è un tuo pari che ti controlla e che ti dice no, questa cosa si può dire, questa cosa non si può dire. Sarebbe un lungo discorso anche di che cos'è appunto l'informazione oggi, cos'è internet, che cosa è la didattica che dobbiamo dare ai nostri giovani, non è più la didattica mnemonica, devo sapere tante cose. La didattica di oggi è ti devo insegnare come organizzare il tuo cervello per tenere dentro molte cose. E quelle quattro informazioni di base che devi avere, la differenza tra un batterio e un virus, quelle cose che si sentono a tradizione sbagliate e io mi arrabbio. Ecco, quindi conoscenze di base, schemi mentali, è quello che noi dobbiamo passare ai nostri giovani. Nel libro si spende molto. Spendo molti dettagli riguardo il caso Stanley, un caso di quelli famosi in cui si conclude una storia, ancora una volta probabilmente c'è stato molto scalpore nel suo inizio, nel suo sviluppo, magari un po' meno nelle sue conclusioni. Tuttavia così, ci saranno altri casi, ci sono altri casi, la porta aperta per appunto personaggi di poco scrupolo c'è sempre. La medicina migliore è il rispetto. Viene proposto il caso di Angelina Jolie che si è fatta asportare il tessuto mammario
le ovaie perché ha una predisposizione familiare allo sviluppo di tumori in questa sede. E anche qui penso non è presa una decisione, una posizione precisa, bisogna farlo o non bisogna farlo, ma un buon argomento di discussione. Ecco, dal punto di vista del veterinario è curioso che si discute sulla sperimentazione di animale, a volte semplicemente stiamo parlando di iniezione, ma mai nessuno tira in ballo il fatto che gli animali, quindi cani e gatti, vengono sterilizzati, ma nessuno mai ha chiesto il cane e gatto, ma tu sei d'accordo. E dico, è una cosa giusta. Non si dibatte su questo. Io, se fossi un cane, io vorrei dire la mia. Vabbè, parlando di vaccini, così è doveroso citare Jenner, che è stato ostacolato un po' all'inizio, poi è diventato famoso. È anche curioso citare il fatto che lui è diventato famoso perché ha studiato il cupolo. E vabbè, questo l'ho messo per dire che talvolta nella biografia dei personaggi che hanno fatto scienza ci sono queste cose straordinarie, delle menti che dicono, ma questo qui si è occupato di mongolfiere, del cupolo, inventato. E poi, niente, ci sono questi cervelli, vanno coltivati, vanno tenuti da conto. Ricordiamo che il vaiolo umano è la prima malattia che è stata eradicata dal nostro pianeta, non c'è più. E ce n'è un'altra, che è la peste bovina, che era una malattia importantissima del bovino, che era ancora presente in Africa, è stata eradicata circa una decina di anni fa, sempre sulla base di una vaccinazione di massa. Due malattie che sono state debellate. Se naturale non fa rima con salutare, quindi nei campi la scienza sconfigge l'ideologia. Interessante, quindi abbiamo la padania, i pomodori, il fosfato, le biotecnologie, pure l'agricoltura, è stato citato, era citato. Ecco, mi permetto di mostrare qua a voi i top 10 della tossicità. Una slide che presento ai miei studenti e diciamo che l'uomo con la sua chimica arriva a un terzo posto, una medaglia di bronzo, e poi al decimo. Guardate che in tutti gli altri posti si pongono dei batteri, dei funghi, dei pesci, dei funghi, eccetera, eccetera. Quindi il naturale, il biologico, è la cosa ancora più pericolosa dal punto di vista. La cosa più straordinaria che esiste è il fatto che la tossina botulica, che è la cosa più tossica al mondo, oggi viene utilizzata dalle persone a fini estetici. Quindi ditemi un po' voi. La prossima. Allora, questo è il capitolo che mi ha colpito di più. Mi ha colpito di più perché viene messo in risalto un aspetto fondamentale che sono i malati. Spesso il ricercatore va in laboratorio ed è spinto, il suo obiettivo non è il malato, non è la malattia, ma è la pubblicazione, la carriera, sono tante altre cose. E penso che capire che cos'è un paziente, che cosa prova, che cos'è una malattia, sia fondamentale. E ogni tanto abbiamo bisogno di ripassare questa cosa. E quindi ridimensionare il nostro approccio metodologico, il nostro approccio scientifico, sulla base del fatto che c'è una persona che soffre, una persona che ha una malattia. Questo dà senso alla ricerca, se non c'è questo. E quindi questo capitolo è un capitolo sul quale non ho nient'altro da dire, ma semplicemente leggetelo con attenzione, è molto commovente, viene descritta appunto questa malattia. E infine, proprio l'ultima diapositiva, qui non ho proprio nulla da dire, nel senso che su questo, vabbè, mi sembrerebbe stupido alimentare la discussione su un punto che già fin troppo sì, aperto la discussione. Poi ringrazio ancora Elena Cattaneo per aver scritto questo libro, è stata una bella esperienza leggerlo, e grazie ancora. Confesso adesso di aver capito perché ha un nucleo di fan degli studenti della facoltà di veterinaria, vista l'efficacia espositiva e l'interesse con cui ha, come dire, preparato e con cui ci ha spiegato la sua relazione. Prima di cedere la parola al professor Gianvito Martino, anche qui sempre parola della professoressa Cattani. Vi è poi la responsabilità della comunità scientifica tutta, che è il primo controllore e il massimo interprete della capacità di rendere conto del lavoro dei ricercatori, anche di fronte a un pubblico non esperto, magari spaventato dalle scoperte che non capisci, perché se le spiegazioni non vengono dalla scienza, arriveranno da altri, pronti a travisare giocando su paure o sensazionalismo, o peggio, privi di scrupoli nel piegare i fatti all'ideologia. Nella scienza non esiste il principio di autorità, ma è il metodo a determinare pubblicamente la validità o no di ciò che viene fatto.
Questo procedimento garantisce che nella costruzione della fiducia tutti gli attori siano chiamati in causa. La scienza va avanti, non si ferma mai. Cercare traguardi sempre nuovi è implicito nel suo metodo. Si illude chi pensa che sia ancora possibile bloccare la ricerca per fini nazionali o imporre moratorie che peraltro, soprattutto in paesi in cui, anche qui ce ne dimentichiamo troppo spesso, lo Stato di diritto e la democrazia sono labili se non assenti, rischiano, come tutti i proibizionismi, di lasciare il campo libero a corsari delle regole, pronti a sottrarsi a ogni controllo. Nella scienza etica non è moratoria della conoscenza, bensì trasparenza del metodo, visibilità dei risultati, onestà della comunicazione e controllo diffuso, nell'interesse di tutti. Oggi, con il rafforzarsi della comunità scientifica prima assente, dobbiamo essere pronti a lavorare in modo sempre più integrato, anche gettando ponti tra culture molto diverse. Diversità, globalizzazione, cooperativa, cooperazione competitiva, competizione collaborativa, l'ha definita più volte come, come dire, il metodo scientifico, credo che siano ancora anche questi altri messaggi importanti che ne emergono dalla lettura di questo splendido libro. Professor Martino, allora. Grazie. Cercherò di rubarvi poco tempo perché è già tardi e credo che le cose insomma, essenziali siano state dette dai miei colleghi. Però mi piacerebbe cercare di capire, però, perché sennò sembrerebbe un'esegesi della scienza come unica soluzione a tutti i problemi del mondo, e questo modo di essere troppo enfatici, secondo me, spesso, per come siamo fatti, magari in qualche modo suscita, non so, delle controreazioni. E allora vorrei anche spiegarvi che la scienza ovviamente non è infallibile, che la scienza, appunto, come diceva la senatrice Cattaneo, è un metodo, e che la scienza è costellata, la storia della scienza, da frodi scientifiche, quindi non è che gli scienziati siano scevri completamente da ogni tipo di responsabilità, perché sennò diventa veramente complicato. Qual è la sostanziale differenza rispetto, diciamo così, alla politica, rispetto alla società civile e quant'altro? E la scienza ha costruito negli anni un sistema proprio interno per controllare queste frodi e le rende visibili. Fa in modo che le persone che in qualche modo le commettono siano, diciamo, rese appunto, che la cosa sia resa palese. Come viene fatto? Perché a differenza di un mio collega che diceva che la scienza non era democratica, io credo che invece la scienza sia lo strumento più democratico che in qualche modo possiamo utilizzare, perché nel processo di valutazione di qualsivoglia scoperta c'è un punto essenziale, cioè la riproducibilità, che poi si lega all'accenno che il vice sindaco ha fatto a Karl Popper, che insomma sulla falsificabilità della scienza. E se un dato scientifico pubblicato da chiunque, che sia il più grande premio Nobel del mondo, che sia insomma lo studente appena laureato, viene messo al vaglio della comunità, cioè per essere accettato deve essere riprodotto. Deve essere riprodotto tante volte, non basta che venga riprodotto una volta sola. E perché può venire riprodotto? Perché quello che viene scientificamente, diciamo, prodotto, scusate il gioco di parole, viene reso visibile, è accessibile a tutti, tutti lo possono leggere, quindi chi è più o meno competente ovviamente proverà a ripeterlo, a rifarlo. Anzi, credo che negli ultimi tempi si stia, diciamo così, le domande sono sempre quelle, se uno ha, insomma, io tra l'altro ho visto nel retro del nostro... Il nostro cavaliere, il nome di Giulio Giorello, credo sia stato forse uno degli ultimi ospiti in presenza che avete avuto, lo ricordo, era un caro amico, una persona straordinaria, insomma, è morta in conseguenza del Covid pochi mesi fa, e che era, voglio dire, forse uno dei più grandi filosofi della scienza che abbiamo avuto in Italia e che in qualche modo affrontava i temi a suo modo, la sua competenza, la sua delicatezza, la sua educazione, affrontava questi temi spesso, ma il punto è questo, cioè perché è un sistema democratico, è un sistema che permette, non so come dire, di esattamente capire se quello che si dice sono fatti o sono solo opinioni, ed è un sistema in qualche modo che regge da tanto tempo, funziona molto bene, e devo dire che la scienza è costellata da frodi scientifiche, ma un sistema che è in grado in qualche modo di poterle identificare, in qualche modo poterle anche eliminare, è un sistema che in qualche modo si regge appunto su un concetto di democrazia. Si mette a disposizione tutto il materiale prodotto
e si dice a persone magari meno scettiche, se hanno le competenze, di provare appunto a rifare esattamente quello che lo scienziato fa. E in questo modo, tutto sommato, diciamo che abbiamo raddoppiato, triplicato la nostra età media di vita. Questo l'abbiamo fatto grazie alla scienza, non certo grazie alla politica, mi scuserà il nostro vice sindaco. Ed è stato fatto perché, per esempio, il mondo è stato reso più sterile, più meno batteri, più vaccinazioni e quant'altro. La cosa che mi ha colpito in tutto questo dibattito sul Covid, che non voglio ovviamente rinfocolare perché credo sia stato detto fin troppo, è che c'è la sensazione che in qualche modo ci sia svegliati una mattina e si sia deciso di prendere un pezzo di RNA e di infilarlo dentro un vaccino e di fare un vaccino. Beh, forse voi non lo sapete, ma questo tipo di ricerca è iniziata nel 1960. E addirittura i primi, queste diciamo, contenitori in cui si mette questo RNA, che hanno questi cosiddetti liposomi, che hanno suscitato tanto scalpore, sono stati studiati per la prima volta nel 1970. Il primo vaccino mRNA è stato sulla rabbia, tra l'altro, di 10 anni fa è stato sperimentato sull'uomo. Cioè, la sensazione che noi siamo in una fase di sperimentazione, una sensazione che in qualche modo ha spaventato e spaventa tanti ancora dei nostri concittadini. Ecco, questa è una stupidaggine in qualche modo colossale, perché ci sono voluti esattamente 60 anni per arrivare a sviluppare un vaccino sicuro che oramai è stato assunto da milioni, se non miliardi di persone. Quindi la sensazione che noi si sia dei pervenuti, che in qualche modo arriviamo all'ultimo momento, siccome siamo sponsorizzati dalle case farmaceutiche, produciamo un vaccino semplicemente, non so come dire, per fare un sacco di soldi, infatti siamo tutti ricchi, vero? Siamo tutti, insomma, multimilionari. Questo è tipico dello scienziato che guadagna magari con un PhD, con due lauree, 1.100 euro, 1.200 euro al mese, magari anche precario, non gli viene concesso il mutuo in banca, no? Come spesso avviene ai ragazzi appena laureati. Ecco, quindi il sistema di per sé ha fatto sì che nel tempo si creasse un sistema di controllo, che mi piacerebbe, appunto, mi diceva Elena, che ci fosse in tante altre aree, in tanti altri settori della vita. E questo è molto importante, ma quindi a prescindere da ciò, da cosa nasce tutto sommato questa, non so come dire, questo contrasto così, insomma dire, senza basi reali verso la scienza? Beh, secondo me nasce da un problema culturale molto tipico di noi italiani. Nasce probabilmente all'inizio del Novecento, Benedetto Croce, in qualche modo il primato della cultura umanistica rispetto alla cultura scientifica, una scellerata riforma gentile nel dopoguerra che in qualche modo ha fatto sì che forse il liceo scientifico si hanno 2 ore di scienze overall, perché si parla in quelle 2 ore, io ho figli ormai grandi, ma che li ho seguiti, di tutto, no? Sì, insomma, di calderone insignificante. E la delegittimazione dei professori, la delegittimazione del ruolo straordinario che i professori hanno, che gli insegnanti hanno, dall'asilo in poi, pagandoli una miseria, non garantendo corsi di formazione adeguati. Quindi è questo il problema reale, cioè la scienza non fa parte della nostra cultura. Ed è un problema storico, è un problema che abbiamo da sempre, è un problema molto tipico dell'Italia, della nostra Italia, a differenza dei paesi più sviluppati. Insomma, penso alla Gran Bretagna, penso agli Stati Uniti, penso al Giappone, insomma, penso alle grandi potenze scientifiche che ci sono in questo momento nel mondo. E come fare, quindi? Cioè, bisogna trovare un sistema. La nostra amica comune, qui la senatrice Cattaneo, diciamo, ha preso il posto in Senato, la professoressa Montalcini, uno dei nostri orgogli, uno straordinario prodotto della cultura italiana, con le sue fondazioni ci aveva provato a fare gli asili scientifici, provate a fare, spiegare la geometria a un bambino con le bolle di sapone, provate a fargli mangiare il gelato fatto con l'azoto liquido, provate a fargli toccare quella che è la meraviglia della scienza, quello che è lo stupore. Ci sono dei bambini microscopici a cui mettete davanti dei pezzi di Lego, costruiscono dei robot senza neanche, insomma, che si muovono, senza neanche sapere come fanno. Non so come dire. Quindi l'atto del conoscere è un atto tipico dell'uomo. Adesso sempre più c'è
sindaco che ha fatto una serie di citazioni infinite, non sono riuscito neanche a seguirlo, ho parlato anche di Socrate. Socrate diceva appunto che la conoscenza fa parte dell'animo umano. No, noi dobbiamo conoscere per sentirci, per essere quello che siamo, dentro di noi. E la gente ha voglia di conoscere, perché Elena carinamente insomma, vi aveva anticipato questo evento che abbiamo fondato 20 anni fa, per la conoscenza, il Festival della Scienza. L'anno scorso ho visto 500.000 di persone partecipare, parliamo di uno degli eventi al mondo, durante il secondo e il terzo Festival della Scienza al mondo, tutto gratuito, dove ci sono 10.000 giovani che in qualche modo volontaristicamente partecipano, anche se, anzi, se qualcuno di voi ha voglia di venire, dal primo al 17 ottobre a Bergamo siamo lì, vi aspettiamo, ci sono tanti premi Nobel, ne abbiamo ospitati circa 40, la nostra storia, anzi un amico caro, Barry Marshall, a cui faceva riferimento il mio collega, che tra l'altro è vero che si è bevuto l'Helicobacter, però la moglie l'ha cacciato dal letto perché aveva la litosi oltre alla gastrite, quindi è stato un po' più complicato. E quando ha vinto il Nobel sta bevendo una birra in un pub a tarda ora, è mandato al diavolo ovviamente quelli che hanno telefonato per avvisarlo, chiamano mezz'ora prima e comunicano che mezz'ora dopo in tutto il mondo si saprà che ha vinto il Nobel. Pensava di essere preso in giro, ha mandato, diciamo, il diavolo, anche perché forse aveva avuto qualche birra di troppo. Però detto ciò, questa straordinarietà della scienza è quello che deve in qualche modo colpire, perché l'altra cosa che sorprende, e sempre il mio collega ha fatto accenno a questo discorso dei farmaci, io faccio il medico, sono un neurologo, da 30 anni faccio questo lavoro, perché in me non sono più giovane, e tutte le volte quando sono in ambulatorio vedo queste persone che soffrono tremendamente, tutte hanno sempre paura di prendere i farmaci, no? Tutti hanno questa idiosincrasia verso il farmaco. Io sono uno che i farmaci li toglie e non li mette, e quando le persone escono poi magari dicono: ma non deve essere un grande medico, mi ha tolto i farmaci, non me li ha dati. E poi andate a guardare sui farmaci da banco, ne faceva appunto accenno il mio collega, il farmaco più usato è il paracetamolo in Italia. Ecco, negli Stati Uniti 200 persone all'anno muoiono perché il paracetamolo, ahimè, è una tossicità epatica, tra l'altro non spiegata, che rende questo farmaco pericoloso. Ovviamente sui miliardi di persone che lo assumono la percentuale è bassa, ma è molto più alta degli effetti collaterali, per esempio, che il vaccino con il Covid può dare, no? Quindi è una questione di probabilità. Nessuno dice che i trattamenti medici siano scelti da qualsivoglia pericolo, anzi, lo sappiamo tutti che è così, lo sappiamo tutti che tutti i farmaci non fanno solo bene, ma fanno anche male, hanno degli effetti collaterali. È ovvio che in scienza e coscienza il medico deve scegliere, in base alla gravità della patologia che affronta, è pronto a correre alcuni rischi, ma sono rischi calcolati, sono rischi misurati, sono rischi che conosciamo. Invece magari andiamo, non so, a prendere prodotti fitoterapici o addirittura omeopatici, possiamo parlare del nulla. E per esempio i prodotti fitoterapici, che sono una medicina assolutamente accettabile, nessuno è contrario ai fitoterapici. Nel 2015 abbiamo una comunità scientifica è stata premiata con un premio Nobel, tra l'altro una collega cinese che si occupava di medicina cinese, per un farmaco che proveniva da una pianta, no? Che in qualche modo curava la malaria. L'aspirina si chiama acido acetilsalicilico perché viene dal sale, cioè non c'è nulla di male, ci sono i prodotti fitoterapici assolutamente importanti che possono essere usati. Peccato che non vengono sperimentati, non vanno al vaglio della comunità scientifica. E questo cosa comporta? Comporta, per esempio, che l'aumento dei fitoterapici ci sta facendo osservare tutta una serie di epatite tossiche che prima non osservavamo. Quindi la medicina, lo strumento che dicevo prima, non solo mi protegge dalle bufale, tra virgolette, ma ha un metodo che intrinsecamente serve a proteggere in primis chi soffre, in primis i più deboli, perché le regole dobbiamo farle, lo dico al liberale qua seduto alla mia sinistra, per i più deboli, perché i più forti si difendono da soli. Anzi, sono abituati attraverso il sopruso a difendersi. Quindi le regole che la scienza ha generato, le regole democratiche, sono a tutela di chi usufruisce della scienza, non sono per fregare, scusate il termine, le persone. In qualsiasi momento della vostra vita usate scienza. Quando uscite da casa prendete l'autobus, il telefonino, qualsiasi cosa fate, siete legati a strumenti che sono nati dalla scienza, che tra l'altro la scienza può essere anche un business, no? Perché si dice la scienza non è remunerativa, in qualche modo premia a lungo termine, non è vero, un dollaro usato per la
Con la conquista della Luna ne ha generati 3, un dollaro investito nel progetto Genoma ne ha generati 35. Cioè, quindi attenzione, cosa succede? L'MIT, che è questo straordinario posto di fare ricerca nel mondo, a Boston, ad Harvard, sarebbe l'11° paese al mondo come PIL, non so come dire, giusto per darvi la dimensione. Quindi non è neanche vero che è un problema economico, è un problema, ripeto, culturale. Quindi come fare? Beh, certamente prepararsi alla, e concludo con questa mia osservazione perché credo che abbiamo rubato già troppo tempo. Quindi come fare? Beh, certamente cambiare il modo con cui si educano i nostri giovani, ma dall'infanzia, dall'asilo, non tanto in università, a me in università arrivate già in qualche modo da adulti. Certamente in qualche modo migliorare le condizioni, diciamo così, degli insegnanti a qualsiasi livello e di come possono insegnare, a che livello possono insegnare. A me capita spesso di andare nelle scuole e parlare con i professori che insegnano scienze, parlare magari di biologia o di neurobiologia, che è la mia materia, e capire che mancano proprio le basi per poterle insegnare, o perlomeno gli avanzamenti della scienza non sono così immediati, ovviamente non è colpa loro, questo deve essere il sistema che li mette nella condizione di imparare a fare il loro dovere, ad essere preparati. Soprattutto ci dobbiamo preparare perché la tecnologia sarà sempre più sofisticata, la tecnologia non deve essere un fine, ma deve essere semplicemente un mezzo. Spesso la tecnologia viene confusa con la scienza, da Max Weber in poi, ma è un modo per attaccare la scienza, non è un ragionamento accettabile, perché nessuno di noi pensa che la tecnologia sia un fine. Lo pensano quelli che poi la usano in maniera, insomma, maldestra, addirittura malandrina. Quindi, voglio dire, è semplicemente questo, il punto è tutto lì, ci impiegheremo una generazione, due, tre generazioni, probabilmente non è facile aumentare, cioè migliorare questa tendenza all'analfabetismo scientifico, ma la cosa, a me, voglio dire, che uno sia contrario a favore del vaccino, francamente, mi interessa poco, non è quello il punto. A me spiace che uno strumento straordinariamente potente, straordinariamente democratico, straordinariamente capace di difendere il più debole di questa società, che è la persona sofferente, non sia in qualche modo valorizzato come dovrebbe essere. Certo che la scienza è un metodo, certo che la scienza è un sistema, ma è la consapevolezza civile, la consapevolezza politica che poi in qualche modo deve decidere quali sono i limiti all'interno dei quali la scienza in qualche modo può operare. Noi adesso stiamo ancora dibattendo di OGM, che è una cosa che francamente è intollerabile. Stiamo dibattendo di OGM e abbiamo delle neurotecnologie che mettono due cervelli umani in collegamento Wi-Fi e che possono essere condizionati, che c'è un signore che si chiama Elon Musk negli Stati Uniti che ha aperto una company che si chiama Neuralink che fa queste cose qua. E noi stiamo ancora discutendo degli OGM. Quindi o prepariamo culturalmente il nostro ambito sociale ad affrontare queste sfide. Parlo di neurotecnologie perché ovviamente sono quelle che io frequento di più e che conosco. Tra l'altro ho anche fatto parte di un gruppo di studiosi dell'OCSE che hanno prodotto un lavoro sull'impatto delle neurotecnologie sulla vita di tutti noi, un gruppo, diciamo, di studiosi che comprendeva varie discipline. E la prima cosa che abbiamo detto questo, cioè certo che gli avanzamenti tecnologici sono importanti, ma sono da utilizzare solo nell'ambito della salute. Molto chiaro, quando c'è stato il discorso che si modificavano gli embrioni, la comunità scientifica ha detto non si fa editing genetico sugli embrioni. Peccato che poi i cinesi l'hanno fatto, però devo dire che quel cinese che l'ha fatto poi è stato messo in galera, è stato soprattutto fuori dall'università, quindi anche la Cina in qualche modo piano piano si sta adeguando agli standard occidentali. Quindi il punto è questo, perché essere contro qualcosa che in qualche modo noi continuamente utilizziamo e che in qualche modo ha dimostrato di fare del bene? Qual è il ragionamento che una mente umana può fare razionale rispetto alla domanda? Cioè, non esiste. E quindi l'unica risposta è questa, è il fatto che il nostro cervello è irrazionale, non è razionale come sembra, che le decisioni prese con velocità e in condizioni di rischio sono le decisioni irrazionali per definizione, che il sistema mediatico, che ne ha le sue colpe, ma ripeto, le colpe sono distribuite equamente, ovviamente fa della velocità e fa, insomma, dire, della situazione
fa della velocità il suo idolo incontrastato e quindi ti obbliga a prendere decisioni rapidamente, e un cervello irrazionale le decisioni rapide le prende con un istinto di autoconservazione e di difesa, quindi tutto ciò che ha anche la minima possibilità di essere dannoso viene scartato a priori, perché noi abbiamo una serie di limiti, sono per esempio... ci ancoriamo alla rappresentatività, che è uno degli errori sistemici che facciamo, sistematici che facciamo fare la nostra mente. Se io dico, per esempio, muoiono più persone mangiate da uno squalo o colpite da un rottame vagante che viene dalla nostra atmosfera, la risposta è mangiati da uno squalo, ma non è vero, è vero esattamente il contrario. Perché? Perché alla televisione vediamo solo persone che vengono mangiate dagli squali, non perché abbiamo dei calcoli matematici fatti che ci dicono che sia esattamente così. Se andiamo al casinò, giochiamo 20 volte alla roulette, viene 20 volte rosso, la maggior parte delle persone scommettono sul nero la 21esima volta, peccato che le probabilità sono sempre le stesse, non parliamo poi delle scommesse che facciamo, che sono un'idiozia, non sono dire calcolata, perché scommettere in qualsiasi tipo di ambito è una stupidaggine, per il calcolo delle probabilità chi scommette per forza ne esce sconfitto e non esce vincitore, altrimenti il sistema non si autoalimenterebbe. Ecco, allora dico, è più l'irrazionalità che in qualche modo determina i comportamenti in questi ambiti, e quell'irrazionalità la si può combattere solo con la cultura, cioè solo educando le persone, facendo capire loro esattamente di che cosa si sta parlando, ma questo si può fare solo se si inizia veramente quando queste persone sono piccole, sono appunto all'asilo. Solo così, forse in giro di 20, di 30 anni potremo cambiare le cose, e certamente le potremo solo cambiare in meglio. Quindi io vi auguro il bene, vi chiedo solo che quando trattate questi argomenti non fatelo in maniera superficiale o legando dei slogan, perché in qualche modo questi slogan poi vengono utilizzati da qualcuno che non ha scrupoli, non so come dire. La comunità invece tutta deve essere in qualche modo allertata, deve essere consapevole, e deve la comunità poi dire alla politica quello che in qualche modo la politica dovrebbe fare, perché sono invertiti un po' i ruoli, che è una cosa che mi dà particolarmente fastidio, insomma. La politica deve essere al servizio del cittadino, non il cittadino al servizio della politica. La politica dovrebbe in qualche modo informarsi di più. Sono contento che il vice sindaco fa questi eventi, questo gli fa onore, e lo ringrazio per questo, ma in qualche modo è la società tutta che attraverso una evoluzione culturale verso una società più moderna che contempla la scelta di un fattore importante deve fare. Quindi vi ringrazio, vi scuso se vi ho rubato tempo, e grazie per la parola. Come al solito c'è spazio per le domande, noi siamo, come dire, abituati a ormai una tradizione, quindi c'è una giovane studentessa con noi che è Lisa Kisberger, che di solito, come dire, ci allieta con una domanda. Se ci sono anche altri, prego, ma intanto Lisa, siete comodi. Grazie. Allora, innanzitutto grazie mille per la serata, io sicuramente vado a ingrossare le fila di chi può essere l'odi a questo libro della professoressa Cattaneo. Ho forse una piccola, diciamo... critica? No, non critica. Diciamo che, cioè, forse non ci sarebbe sicuramente serata ideale per unire il tema delle libertà al tema della scienza, perché come diceva Hayek, la libertà più importante è quella degli altri, quella di sperimentare, e la conoscenza è importante se la conoscenza è per tutti. E secondo me nella pandemia in particolare c'era la possibilità di colmare quel gap tra la società civile e gli scienziati, e mettere a disposizione proprio della società civile una conoscenza precisa sulla scienza, secondo me. Perché ormai siamo una società che legge sempre di meno i quotidiani e che si interessa sempre meno, quindi se, diciamo, non è Maometto ad andare alla montagna, la montagna a venire da Maometto. E però secondo me abbiamo trovato un comitato tecnico scientifico, dei tecnici in generale che sono venuti, che hanno ricoperto comunque posizioni in un certo senso molto importanti, che ci hanno dato delle opinioni molto contrastanti. Secondo me quello che abbiamo poi avvertito noi è stata una scienza ancora più distante, e non tanto una scienza, non si è messo tanto in discussione l'infallibilità della scelta quanto la sua utilità,
cioè a cosa ci servono magari 1000 esperti che non ci sanno dare una risposta concreta. E quindi volevo capire come cosa avreste fatto, secondo voi, se è un messaggio che è stato dato da questi tecnici, oppure siamo noi che non siamo ancora pronti ad affidarci proprio alla inscrutabilità, in un certo senso, della scienza, o comunque al fatto che c'è bisogno di tante opinioni, di lentezza, proprio di quel metodo scientifico. Però secondo me è mancato una risposta seria dalla comunità scientifica, che secondo me ci avrebbe potuto avvicinare davvero a quell'abbattimento delle barriere culturali per essere pronti a non star qui nel 2021 a parlare ancora di OGM, non OGM. Grazie della domanda. Forse io e Gianvito Martino daremo delle risposte leggermente diverse. Noi stiamo parlando col senno di poi. Io credo che dobbiamo ricordarci come eravamo e dobbiamo soprattutto pensare che quel che è successo non era mai successo nella storia dell'umanità. O meglio, era successo in anni durante i quali poi non c'era più nessuno a raccontarlo. Invece noi siamo qui a raccontarlo. E quello che è successo è appunto una cosa pazzesca, quindi questo virus più piccolo di 160 nanometri, questo oggetto che compare sulla Terra. È vero, aveva degli omologhi, erano comparsi prima, 2001, no, il SARS-CoV, la MERS nel 2013, ma poi si sono chiusi, quei virus sono spariti, non c'è stata pandemia. Qui compare questo virus e c'è il finimondo. No, ma scusate, cioè, abbiamo l'immagine dell'umanità chiusa nelle proprie case? Ce la siamo mai immaginata questa storia? E che ruolo e cosa succede nella scienza e negli scienziati? Sai, mi sarebbe facile arrivare a dire sì, ok, doveva esserci una risposta più univoca, una cosa più... Però mi viene da dire anche questa cosa. Uno, questo evento catastrofico che entra nelle nostre case. Due, è quello che diceva lui, Gianvito Martino, che diceva: ma c'è una storia nel nostro paese che ci spiega che noi siamo disabituati alla scienza, proprio non fa parte del nostro schema mentale, non fa parte al punto che noi non abbiamo dei luoghi abituali di frequentazione tra scienza e politica, che è quella che decide, la scienza è quella che studia, anche tra scienza e società, sono rari questi eventi, facciamone. Però mancano i luoghi abituali, scusa, in Inghilterra, in Australia, loro hanno i science advisor, quei comitati che tu citi, sono comitati che sono stati accesi con un pulsante nel nostro paese, in emergenza. Quei comitati dovevano esserci da prima, perché in un paese razionale, il paese razionale si pone davanti al fatto che arriveranno delle cose inaspettate, delle cose impreviste, si pone, no, di fronte al fatto che vorremmo immaginare come decidiamo se succede così o se succede così. Noi questi luoghi abituali non ce li abbiamo. E quel che è successo, quindi, la catastrofe, mancano i luoghi abituali, e la politica non sa cosa fare, la società non sa cosa fare, e gli scienziati cosa fanno? Io sinceramente sono loro grata, che alla fine si sono messi a disposizione, sono saliti sul palcoscenico, e sai cosa è successo? Per la prima volta nella storia dell'umanità, quello che normalmente avveniva nei laboratori di ricerca, quindi gli scienziati che studiano, che confliggono, che si picchiano nei congressi, di fronte a questo nuovo oggetto che compare più piccolo di 160 nanometri, tutto questo avviene sotto i riflettori. Cioè, quei conflitti, poi io sono d'accordo, ci sono state delle esagerazioni e io non penso che lo scienziato debba andare in televisione a dare le opinioni. Deve dire: questo oggetto io lo sto guardando da qui, io sono un epidemiologo. Lo guardo da qui, i dati che ho sono questo. Poi c'è il matematico che lo guarda da qui. Poi c'è l'infettivologo, perché è una conoscenza che da zero si sta formando. Guarda che questo avviene normalmente nei laboratori, tra laboratori e nei congressi. Per la prima volta
si è sviluppato sul palcoscenico. Per la prima volta nella storia dell'umanità la scienza si è compiuta in pubblico. È certo che confligge, è certo che dice anche stupidate. Starei molto attenta, a maggior ragione, visto che so che sono sul palcoscenico in pubblico, a calibrare bene le parole. Sì, certo, si è sbagliato, no? Però va messo in un contesto. E non accetto, hai capito, la politica che dice, oggi, insomma, la scienza ci dia i risultati, ci dia le prove, perché noi dobbiamo decidere. C'è stato a un certo punto un ministro che ha detto una cosa del genere? No, perché la scienza non è un jukebox, no? Da schiacciare per avere la musica desiderata quando la prima non la degni, non la consideri. La musica desiderata è quasi insofferenti che quella musica desiderata non arrivasse esattamente nel momento in cui la politica doveva decidere che volume dare a quella musica, no? Quindi questa è l'idea sbagliata della scienza che si ha in questo paese, non un jukebox da schiacciare, tranne strappare la spina, appunto, quando la musica è indesiderata. Quindi io ho bisogno di, per rispondere a te, e credo che la mia risposta sia chiara, no? Ci sono state delle uscite di alcuni colleghi impresentabili, quelle uscite, ma io direi nell'insieme e anche con la fatica degli scienziati di comunicare, perché sono a comunicare gli scienziati, no? Cioè, loro studiano e fanno opera di carotaggio, comunicare è un altro lavoro, qualcuno magari è bravo e fa Bergamo Scienza perché ha capito il valore di quella comunicazione, qualcuno si butta, si trova così, ha imparato. Io li ho visti, alcuni miei colleghi, insomma, le uscite via via sono migliorate, le parole via via sono state calibrate. Sì, qualcuno ha voluto fare appunto il genio della lampada che prevedeva, no, ciò che uno scienziato non potrà mai fare, perché prevedere il futuro, la sfera di cristallo, proprio non è lo scienziato ad avere la sfera di cristallo. Questo per dire che non si può dare una risposta semplice alla tua domanda, perché la storia era complessa. Una catastrofe, l'assenza di luoghi abituali, quindi la mancanza, cioè non c'era l'esercizio. E anche quando accendi un comitato tecnico, ma quei luoghi abituali, siccome il gergo della scienza è difficile, quello della politica pure, tu li devi alimentare, cioè ci devi lavorare. I luoghi abituali sono fatti da persone abituali, da campi diversi che si devono frequentare. Non c'era niente di tutto questo. Noi abbiamo impilato esperti con l'idea che no, questo adesso va un po' meglio, no? Perché si sta cominciando. Quindi io sinceramente non vedrei, poi voglio sentire Martino, Gianvito Martino cosa dice, non vedrei quel confliggere, quella confusione va spiegata, ma non la vedrei come la scienza ha sbagliato. No, la scienza si è presentata nuda con tutti i suoi problemi, dimostrando ancora una volta di non essere un corpus rigido e dogmatico, si è presentata con tutte le sue conflittualità, che sono quelle che noi viviamo abitualmente quando sei nel campo della non conoscenza. Poi via via che l'oggetto comincia a diventare noto, se tu ascolti, cioè quelle voci fuori campo, via via si sono spente, via via si sono ridotte, perlomeno io vedo una comunicazione molto migliore. E quando uno scienziato parla e comincia a dire secondo me, io spengo la comunicazione, spengo quel media, perché secondo me non esiste, tu mi devi dire l'oggetto è così, questa cosa, questo è il risultato. Ecco, quindi, cioè, sai, è bello anche capire che le risposte a una domanda importante come quella che tu hai fatto, la risposta può essere complessa e non dobbiamo aver paura della complessità. Voglio sentire Gianvito Martino cosa. Ma io devo dire che la domanda è molto ben posta, è una domanda che io mi sono fatto molte, molte volte, dirigendo forse il più grande istituto di ricerca in Italia, che ha, diciamo così, partecipato in tutte le sue forme, in tutte le sue dimensioni, sia al Covid, al dibattito
ovviamente legato al Covid, era giusto che non ponesse. Sì, in tutto l'arco delle sue rappresentazioni. Allora, sono d'accordo con Elena, ovviamente, in tutto quello che lei ha detto. Aggiungerei una cosa, alcuni dati. Non succede solo in Italia, c'è stata una serie di analisi fatte in tutto il mondo dove l'80% della comunicazione scientifica è affidata al 20% degli specialisti. Questo per dirti che poi chi acquisisce la capacità dialettica di sostenere la logica mediatica tende a essere un po' onnivoro. Io nel mio libro ho definito onnivori, scienziati onnivori che parlano di tutto. E devo dire che mi si è accesa questa lampadina nel momento in cui, quando ci siamo battuti per la legge 40, in particolare, insomma, la legge che poi ci ha impedito di fare ricerca sulle staminali embrionali, mi ricordo che c'erano dei nostri colleghi che davano anche un parere se fare l'inseminazione eterologa o omologa. Allora, io credo che debba dare un parere su quanti embrioni eventualmente, diciamo, somministrare alla donna che vuole in qualche modo tentare la fecondazione artificiale, ma certamente non se la donna deve scegliere se è eterologo o omologo la fecondazione. Ecco, credo che lì abbiamo raggiunto l'apice della... No, hanno, noi no. Hanno, noi no. A loro, Noi, noi come categoria siamo stati sconfitti ai tempi della legge 40. Adesso la Corte Costituzionale Europea ci ha dato ragione, dopo 20 anni, 30 anni, non ricordo più, però sai, la ragione data dopo serve a poco. Quindi credo che oltre a quello ci sia stata proprio la poca dimestichezza del mezzo attraverso il quale si è fatta comunicazione, soprattutto il fatto che i media, così come li concepiamo oggi, non sono adatti alla comunicazione scientifica. Questo è il vero problema, diciamo, infatti, come diceva giustamente il mio collega, non ci sono programmi, diciamo, di approfondimento scientifico se non alle 5 di mattina, alle 3 di notte, perché è una comunicazione molto veloce e la scienza non ha necessità di essere veloce, non può essere veloce, perché se è veloce è superficiale, per definizione è un metodo invece che va in profondità. E perché i nostri colleghi, noi compresi ovviamente, la nostra categoria è poco abituata alle luci della ribalta. Sai, gente come noi è stata confinata 20 anni in un laboratorio, magari 8 ore, con poca luce, lavorando giorno e notte, più, voglio dire, sono state le volte che siamo stati sconfitti in qualche modo nelle nostre idee, che le volte è avuto successo, quindi non siamo persone, diciamo, molto, cioè, vuol dire, che tendono a essere così socievoli e brillanti, per mettersi davanti al microfono e essere immediatamente captare l'attenzione. Ovviamente i media hanno scelto quelli tra di noi che sono stati un pochino più folcloristici, per modo che sia. E da questo punto di vista alcuni nostri colleghi si sono fatti prendere, diciamo, da questa volontà di protagonismo, la ubris, come la chiama il nostro amico Massimo Cacciari, la volontà di potenza, come diceva Nietzsche, insomma, voglio dire... questioni che la filosofia ha esplorato in profondo da sempre. Quindi io direi che però sono anch'io tutto sommato ottimista, nel senso che spero che questa rimanga una palestra e in qualche modo serva la lezione. Non sono convinto, ho paura di questo che dicevo prima, di questa euristica della rappresentatività, tra l'altro che ha permesso il premio Nobel, una persona straordinaria che è Daniel Kahneman, che appunto... In pensieri lenti e pensieri veloci, vi suggerisco di leggerlo perché è un libro straordinario, che spiega come funziona il cervello, appunto ha spiegato in maniera molto chiara che è quello che viene rappresentato, che il cervello poi ritiene in qualche modo, a cui il cervello produce una sorta di verità. La rappresentazione spesso è un'opinione, perlomeno quando lo scienziato inizia con secondo me, lui rappresenta la sua opinione, non rappresenta i fatti. E la sua opinione diventa ovviamente un fattore di, come dire, in qualche modo di convincimento occulto proprio per le razionalità del nostro cervello. Se poi un giorno il nostro vice sindaco mi inviterà, vi parlerò del cervello, di come funziona, di come prendiamo le decisioni, quindi quello a me sarà più chiaro, quindi sono da questo punto di vista molto più, diciamo così, comprensivo con i miei problemi rispetto, diciamo, al pensiero generale. Però non è una cosa facile dare una risposta alla tua domanda e comunque spero che non si sia persa un'occasione.
ragione tutto, potrebbe essere un'occasione importante per noi come paese. Dunque c'è spazio per un'ultima domanda che si è prenotata. Lucia, prego, magari ti presenti anche direttamente, non tutti ti conoscono, per esempio no. Magari se chi vuole venire si avvicina anche lei, magari facciamo in ordine. Ma siete stati, Lucia, prego. Siete liberi di fare le domande? Buonasera, sentite anche con la mascherina? Sì. Allora, io sono Lucia Cattani, mi occupo di ricerca anch'io, sono però un ingegnere, quindi siamo su un tipo di ricerca più ingegneristico, eccetera, eccetera. E quello che volevo dire, che non tutti sanno, è che contro il Covid si è scatenata la potenza mondiale della ricerca. Pensate che anche a me, che sono un ingegnere, mi hanno chiesto di farla almeno una pre-peer review di qualcosa di quello che arrivava, perché arrivava una tale potenza di fuoco che non ci si stava dietro. Io ho dato un'occhiata, ho detto io non sono all'altezza, non mi permettere mai, cosa vado a dire io? E Marlino, se il metodo è giusto e corretto, ma non è il mio campo, per la carità. Ma questo per spiegarvi che cosa è arrivato di potenza, e quindi secondo me l'umanità ha dimostrato la sua capacità di riuscire a sconfiggere un problema enorme in pochissimo tempo quando si mette tutta insieme. Io sono affascinata da questo e sono grata veramente tutti i giorni. Ma la cosa che un pochettino magari potrebbe un po' contrastare i ciarlatani, che attualmente sono veramente tanti, ed è difficile andare a parlarci assieme perché è veramente uno strazio, non potrebbe essere dato anche quando le istituzioni preposte, che possono essere l'università, gli ordini professionali e chiunque viene in qualche modo insignito di autorità, prende delle posizioni e dice quella roba lì non ha il minimo senso, finito. Non che si comincia a dire ma secondo me è così, però l'omeopatia fatta così e di qui e di là, e nessuno dice ma però siamo, cioè un pochino più trashan in certi ambiti. Grazie. Mi scuso in anticipo perché non ho una formazione scientifica e peraltro sono anche giornalista, quindi insomma sono proprio capitata male questa sera. Però mi è capitato, insomma, anche grazie ai miei studi, comunque di accostarmi al mondo scientifico, più che altro al pensiero scientifico. Ho frequentato anch'io il corso di filosofia della scienza all'Università di Milano, tenuto da Giorello quando suo allievo, e l'ho ritenuto molto valido. Posto che è stato evidenziato come ci sia un problema di educazione anche scientifica, e di come, diciamo, che nel nostro paradigma culturale la cultura umanistica sia considerata in qualche modo superiore, a volte anche un po' torto, mi chiedevo se comunque il terreno comune della filosofia possa essere utile anche per, insomma, proporre un'educazione scientifica migliore a livello, non so, di metodo, ma anche di etica. Mi scuso se ho fatto una domanda magari un po', insomma, banale, però avevo questa curiosità. E volevo chiedere a proposito invece dell'informazione se dopo questa pandemia è possibile che ci sia una sorta di conciliazione tra un modo di fare giornalismo che non aiuta di certo la divulgazione della scienza, e l'abbiamo visto in questi mesi, o se insomma, non possiamo aspettarci un cambiamento in questo senso. Grazie. Grazie, perché non ho conosciuto quello che è Antonio. Sì, io sono un appassionato agricoltore. Innanzitutto ringrazio stasera per l'illustrazione molto chiara, uno per le proprie sfaccettature, ma estremamente chiara, e poi ringrazio la senatrice Cattaneo perché difende la vera agricoltura sostenibile, quindi per me è la che deve difendere. Però la cosa che mi sono reso conto facendo sindacalista, presidente di Confagricoltura Lombardia, è le persone che alle volte non hanno voglia di ascoltare o di cambiare le proprie opinioni. Quante volte mi sono sentito dire abbiamo sempre fatto così. Oggi i giovani, voglio dire, mettete in discussione tutto. Tutto va messo in discussione. Cose che sembrano assodate nel tempo, in realtà
io vedo con i ragazzi in azienda, stanno mettendo in discussione tutto. A me piace molto perché anch'io vengo messo in discussione le teorie e le convinzioni che avevo, e questo è il mezzo che ci permette di progredire. È vero, occorrerebbe più divulgazione scientifica, ma bisogna avere anche le persone che vogliono recepire questa divulgazione scientifica, perché senza questo piccolo passo noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma chi sta ascoltando, se non vuole recepire, resta un messaggio buttato sulla roccia, quindi che non germoglia e che non dà nessun frutto. Però l'obiettivo è comunque fare ancora di più informazione scientifica, fare divulgazione in questa maniera, quindi in maniera colloquiale, spiegando le cose, se vogliamo quasi spiegare la scienza in maniera un po' filosofica, quindi quello che sta dietro la scienza e come si lavora. Poi i primi da convincere sarebbero i politici, perché sono i primi ad applicare un metodo scientifico. Io penso con terrore alle scelte che sta facendo l'Europa sull'agricoltura. Noi stiamo spostando i problemi in altre parti del mondo dove non c'è la nostra cultura. Per cui se noi decidiamo di produrre meno in Europa, da qualche parte se tagliamo qualche milionata di foresta amazzonica per darci da mangiare. Quindi è inutile che spostiamo i problemi in altri paesi, dobbiamo risolverli qua. E lo possiamo risolvere con la conoscenza scientifica e l'applicazione del metodo scientifico in tutti i campi, da quello che può essere più semplice come l'agricoltura a tutti i campi più complessi. Grazie. Sono più considerazioni che non domande, però mi sentivo giusto di farle. Grazie. Lascerei le altre due ai miei colleghi. La prima è molto semplice, quindi lei diceva, ma non può un'autorità dire così, queste autorità, le istituzioni, eccetera, ma possiamo prendere l'esempio dell'agricoltura biodinamica, dove le autorità, le istituzioni, dall'Accademia dei Lincei a tutte le associazioni, federazioni, no, di agricoltura, il presidente di Confagricoltura, no, tutti hanno detto ma no, ma la biodinamica è esoteria, ma no, c'è stato questo appello firmato da 35.000 studiosi, tra studiosi intellettuali, ma se vuoi parlare delle istituzioni, ecco, diciamo che le massime istituzioni italiane in ambito agro, agricoltura, alimentare, eccetera, hanno sottolineato l'insussistenza di tale equiparazione, contestandola. Ciò nonostante, quindi, noi dobbiamo continuare a fare il nostro dovere, no, io direi fino all'ultimo respiro, no? Quindi, e poi, insomma, ovvio che cioè, di là c'è una decisione, probabilmente per altri motivi mi dicono, ma no, sappiamo che è una stupidata, ma ci sono interessi economici, ma mi è chiarissimo. No, ci sono delle lobby piccole, no, che però sono molto ben radicate, molto rumorose. Vabbè, adotteremo un'altra strategia, sarà quella di avvisare i cittadini che insomma quella zucchina cosiddetta biodinamica non ha proprio niente di diverso rispetto alla zucchina da agricoltura integrata, che è quella che nutre l'agricoltura integrata al 97% delle persone, quindi noi dobbiamo essere grati agli imprenditori che usano intelligenza, razionalità, tecnologie, meccanica, agricoltura di precisione, no? Perché ci consentono di approvvigionarci di cibo, di alimenti che sono assolutamente sani, assolutamente certificati a un prezzo ragionevole. No, quindi l'agricoltura biodinamica, il vino biodinamico costa 10 volte tanto, 30 volte tanto. Quindi, ok, lì è proprio un classico esempio. Poi vengo all'ultima, che è un po' la stessa storia, no, dove appunto serve che però il pubblico, le persone ascoltino, no? Quindi sì, tu poi devi dire le tue cose, devi spiegare, serve qualcuno che ascolti. Beh, è difficile per le persone cambiare idea, ma in generale per tutti noi. E quando dicevi mettere in discussione, l'ha detto anche Gianvito Martino, il nostro cervello non vuole mettere in discussione.
perché gli piace stare nella sua comfort zone, dove non mette in discussione. Quindi la scienza ti espone invece a nuove sfide, no, gli OGM, Xylella, eccetera, no, c'è il vaccino, ma come mi pungo, mio figlio sta bene? E c'è un problema, il problema è esemplificato, guarda, da questo esperimento, no, in cui, perché c'è una soluzione, va studiata la soluzione. L'esperimento è questo. Prendono 3.000 persone, 3.000 famiglie che non vogliono vaccinare i loro figli col vaccino trivalente perché sono convinte che l'iniezione, che questo trivalente è causa dell'autismo. Quindi l'autismo si sviluppa, questa malattia tragica, che si sviluppa in tenera età, verso i 2 anni, la si diagnostica, scusate, adesso anche prima, quando hai il bimbo a 1 anno, 2 anni, e guarda caso quello è il momento in cui si vaccinano i bambini. Quindi ecco, pensate, il cervello che va in tilt, legge questa correlazione, la diagnosi di autismo in coincidenza o poco dopo la somministrazione, e li mette come se fosse in rapporto causale. E invece è una banalissima correlazione spuria, come esistono le correlazioni tra, non so, il consumo di margarina nello Wisconsin e il numero di divorzi in Gran Bretagna. No? Cioè, sono cose spurie. No? Cioè, allora prendono queste 3.000 famiglie che non vogliono vaccinare e gli somministrano, fanno quello che dicevi, gli danno le informazioni, gli somministrano la verità, tra virgolette, della scienza, che dice, guarda, ci sono questi chili di prove che dicono che non c'è nessuna correlazione tra trivalente e autismo. Guarda, ci sono queste istituzioni che dicono che non c'è nessuna correlazione. Questi professori ovunque nel mondo, cosa succede a quelle 3.000 famiglie? Capiscono che questa è la verità della scienza e quello è il sito del ciarlatano. Ciò nonostante, continuano a non vaccinare i figli. Questo è pubblicato su Pediatrics nel 2015. Allora uno dice, non c'è speranza. Fanno un altro esperimento e questo ci dice tutto. È quello che diceva prima Gianvito, Kahneman e i nostri ragionamenti distorti e il nostro cervello irrazionale. Fanno un altro esperimento, altre 3.000 famiglie, e invece di sfidarle sulla loro convinzione sbagliata, perché nel primo esperimento si sfidavano le persone. Quando sfidi le persone, il nostro tipico pregiudizio, bias, è il ritorno di fiamma, mi radico ancora di più, mi chiudo ancora di più nelle mie bugie, mi avvolgo nelle bugie e nelle paure. Allora, il secondo esperimento dice, non sfidano le convinzioni di queste famiglie, convinzioni sbagliate che il vaccino sia causa dell'autismo, te le lascio. Le tue convinzioni, si somministra una nuova informazione. L'informazione è, guarda le fotografie e le immagini di bambini che hanno sviluppato morbillo, parotite, rosolie, eccetera, in questo caso 50%, 60%, una buona fetta, o 70%, non mi ricordo, di queste persone hanno deciso di vaccinare i propri figli. Questo ci dice una cosa fondamentale, ci dice che forse il futuro, la soluzione, arriverà dai neuroscienziati cognitivi, dagli psicologi cognitivi, da quelli che studiano quanto male ragiona il nostro cervello, quante decisioni sbagliate compie, perché è un cervello emotivo, è un cervello irrazionale. Cito sempre quest'altro esperimento bellissimo, che fa impressione anche questo, no? Ogni volta dico, pensate, noi siamo la specie che ha pensato e scritto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, quindi noi li riconosciamo. Eppure, se mettessero davanti a me la fotografia di un afroamericano, se mettessero davanti a un afroamericano la fotografia mia, quindi di persone che hanno tratti diversi, no? Morfologici diversi, sapete cosa succede? Si accende quella parte di cervello antico, quella che quando eravamo nelle caverne ci faceva scappare dai predatori, istinto conservativo che ci faceva faceva reagire nell'immediato, dove la risposta doveva essere qui e subito, mica vivere 80 anni, faccio il vaccino, eccetera. Si accende quella parte del cervello, l'amigdala
che è segnale di allarme. Quindi nel mio cervello si accende di fronte a quella fotografia un segnale di pericolo. Per fortuna, quindi questo è il nostro cervello irrazionale che rischia di prendere piede nelle nostre decisioni. Per fortuna, ma dobbiamo alimentarlo, c'è la parte corticale superiore che si è sviluppata nell'evoluzione, che è quella riflessiva, meditativa e non razionale, che tiene a bada questo cervello delle caverne che comunque è dentro di noi. Questo per dire che dobbiamo capire che questo cervello è imperfetto, non è razionale ma emotivo e sta in una scatola buia. Se noi riusciamo a capire come, non voglio dire prendersi gioco del nostro cervello o come ingannare le distorsioni fisiologiche del nostro cervello, ma se riusciamo a capire come farlo funzionare meglio e come disinnescare queste paure, questi avvolgimenti nelle bugie, ecco, forse riusciremo a parlarci meglio e forse avremo tutti noi, perché anche noi ci avvolgiamo nelle nostre bugie, appunto strumenti per decidere in modo più razionale. Lascio le altre domande ai miei colleghi. Erano più difficili le altre domande. No, suggerisco che... Dunque, Scanziani, senti lei, poi... No, appunto questo è un assist al nostro vice sindaco. C'è questo, insomma, questo movimento che si chiama paternalismo liberale, che tra l'altro ha, diciamo, battezzato un signore che l'anno scorso ha preso il premio Nobel in economia e che parla di spinta gentile. È un bellissimo libro che si chiama veramente... Era stato il titolo sarebbe stato La Spintarella, no? Tradotto dall'inglese all'italiano, titolo così in Italia sarebbe stato complicato, La Spintarella, no? Tutti che era una proposta politica. E nel 2012, nel 2013, prima Cameron e poi Obama hanno creato questa denuncia, che è il termine in inglese, che sono delle strutture che comprendono, diciamo, studiosi di vari settori, dal veterinario al medico, al biologo, l'antropologo, il filosofo e quant'altro, per cercare di creare le condizioni ideali attraverso proprio piccoli, non so come dire, piccoli suggerimenti, cercare di, insomma, in qualche modo migliorare la situazione. Faccio un esempio: sarà capitato di andare, parlo in questo caso alle persone del mio genere sessuale, di andare nei bagni degli aeroporti, di aver visto negli orinatoi che ci sono degli orinatoi in cui c'è una piccola, disegnata una piccola mosca, no? Sarà capitato adesso gli ometti che sono qua. Bene. Banalmente, mettendo quella piccola mosca, il maschio ovviamente deve sempre dimostrare di essere ovviamente il genere superiore, quando non è per nulla vero, deve adattarsi al fatto che il mondo è donna, cerca di centrare col mito urinario quella mosca. Centrandola riduce di molto il costo della pulizia dei bagni. Ecco, queste sono quelle spinte gentili che nascono da Kahneman, che hanno partorito questo paternalismo libertario, che devo dire è una delle proposte politiche più interessanti che si sono affacciate, ripeto, in parte appunto il premio Nobel dell'anno scorso, ci sono stati tanti altri, insomma, ho scritto un libro dedicato a questo, che si intitola Usare il cervello, ciò che la scienza può insegnare alla politica, che ovviamente nessun politico ha letto, però a prescindere da ciò è un sistema che secondo me segue quello che diceva la senatrice professoressa Cattaneo, di aiutare, diciamo, in qualche modo prende in considerazione gli errori sistematici che il nostro cervello fa nel giudicare determinate situazioni e li corregge attraverso dei piccoli suggerimenti in qualche modo all'utente finale, no? Cioè noi viviamo per esempio in una società dove dal 35esimo posto al mondo siamo passati insieme al quarto per tasso di obesità nell'età infantile. Questo è un grave problema, perché vuol dire un sovraccarico sul sistema sanitario nazionale ovviamente importante. Noi sappiamo esattamente come tutti noi scegliamo i prodotti al supermercato. Voi pensate di essere, diciamo così, insomma, anzi non andate mai al supermercato prima del pranzo, quando avete stomaco vuoto, se no diventa complicato. E i prodotti, perché veniamo monitorati, vengono messi sulle scaffalature in base a
convenienza puramente economica. Beh, in un paese civile io metterei i prodotti ovviamente meno dannosi per la salute nei posti dove in qualche modo noi andiamo a scegliere, no? Provato a proporlo alla COP, mi hanno invitato il presidente della COP a fare una relazione, devo dire che non sono stati molto contenti della mia uscita, ho detto voi addirittura che siete una cooperativa sociale, dovreste in qualche modo, no, tenere presente questo tipo di indicazioni. E così via, per far pagare di più le tasse, per tante ragioni. Quindi ci sono questo modo, cerco di raccontarvi delle proposte concrete, perché sennò continuiamo a criticare sempre i comportamenti, ma poi alla fine dobbiamo anche avere degli strumenti con cui provare in qualche modo a cambiare. Bellissima domanda sulla filosofia, dov'è la ragazza che l'ha fatta, che non la vedo più. Ecco, io pur essendo, ahimè, un banale neurologo, insegno filosofia da sempre, ho un mio corso. Ritengo che esista anche questa psicofilosofia, non so se ne hai sentito parlare, che è una disciplina molto interessante, che esattamente va nella direzione auspicata. Io credo che la scienza debba ascoltare di più la filosofia, perché la filosofia credo possa generare dei paradigmi teorici che la scienza in qualche modo può provare con i fatti a rendere, non so come dire, fattuali. Il problema è che questa disputa tra analisti e continentalisti all'interno del gruppo dei filosofi ha creato anche lì, no? due mondi che si scontrano. Gli analitici sono quelli che credono nel dato scientifico e ne fanno uso per elaborare, ad esempio, nelle teorie della mente, sono molto interessanti anche i pareri dei filosofi. Anzi, vi consiglio di leggere Chalmers e Clark, che sono i miei filosofi preferiti, sono due jazzisti straordinari che sono, credo abbiano rivoluzionato con la mente estesa, hanno usato il concetto proprio di teoria della mente, mettendo in crisi anche molti scienziati. E da questo punto di vista io sono convinto appunto che questa sia la proposta poi concreta che faccio rispetto a come modificare questo sistema educativo. Divulgazione scientifica, beh, bisogna essere dei professionisti della divulgazione scientifica, non tutti possono parlare al pubblico, non tutti sono in grado di farlo. Sono molto contento perché in Europa oramai, se tu vinci un finanziamento, diciamo all'interno delle regole per poterne usufruire, un finanziamento per la ricerca, c'è la regola che devi fare quella che si chiama outreach, cioè devi andare a parlare lay people, alle persone normali, come siamo noi, di quello che fai nel laboratorio. Ed è un obbligo formale, anche sostanziale, di farlo. Quindi chiunque vince da questo punto di vista un finanziamento europeo è obbligato a farlo. Questo mi sembra un passo avanti, anche se non è, diciamo così, seguito in maniera, insomma, come dovrebbe, però mi sembra un passo avanti, un passo importante per migliorare la comunicazione tra gli scienziati e il pubblico, diciamo, di tutti i tipi. E poi ci sono vari strumenti che sono a disposizione, no? Cioè i festival scientifici in Italia, grazie al cielo, ne abbiamo tanti, grossi e piccoli, ma ne abbiamo tanti, c'è tanta voglia di portare la scienza in piazza. È quello sicuramente un modo per provare a far sì che poi si discuta di più di questi temi, bisogna parlarne. Se un bambino che va a scuola, non so come dire, nei territori occupati, arriva col condizionamento, diciamo così, educativo, a mettersi una cintura, a farsi esplodere in un autobus, dove ci sono 30 bambini della sua età, che credo che per un bambino francamente non posso accettare il fatto che lo faccia consapevolmente, questo vi sta a dire quando il condizionamento e l'educazione in quel periodo in cui si forma il cervello, cioè durante l'adolescenza, sia essenziale. Quindi lì bisogna colpire l'università troppo tardi, è lì che bisogna fare una vera rivoluzione. Invece noi discutiamo sui banchi a rotelle, sulle distanze. Per carità, va tutto bene, ma se non si capisce che la classe degli insegnanti deve essere in qualche modo considerata la classe, non so come dire, socialmente più rilevante nel nostro paese, non andrebbe da nessuna parte. Esclusi i professori universitari, arrivano troppo tardi e non è che incidano più di tanto sulle scelte. Poi non mi ricordo più.
Eugenio. Un breve commento, vabbè, tutte belle domande, potremmo spendere delle giornate per rispondere a queste domande. Un singolo commento su appunto la comunicazione, cosa va bene, cosa va male. Ecco, uno dei problemi è che molto spesso nella comunicazione c'è stato il singolo che ha esposto la sua opinione, questo genere. E poi è stato scelto non sulla base della sensatezza delle cose, ma sulla base dello share che questo crea. E tra la verità e lo share c'è una bella differenza. Un ruolo importante dovrebbe essere svolto dagli enti, come è stato detto da chi ha posto la domanda. Cioè, un conto se ci sono io che devo esprimere un parere alla nazione, un conto se io sono un componente della facoltà e la facoltà nei suoi esperti, ne sono vari gli esperti che possono centrare il merito di una cosa del genere, possono dire accelera, frena, eccetera, eccetera. Si può anche litigare, ma lì, non in televisione. Quindi l'idea che ci debba essere una massa critica, un gruppo che vaglia, screma, che decide una strategia, secondo me è molto importante ed è un'occasione che abbiamo un po' perso. L'idea che non sia il singolo, che sia il gruppo a decidere, è quello che si reverbera poi anche come decisione del gruppo Nazione Italia. Ci vacciniamo, non ci vacciniamo. E io non so se è una faccenda neuroscienze, l'idea che stiamo perdendo l'identità del gruppo, ma che lavoriamo come tanto di singole unità a livello di ricerca, a livello di accademia, ma a livello di società, è forse un problema che ci dobbiamo porre. Vabbè, l'ultimo commento un po' ridicolo, ma non tanto, che vorrei fare è che comunque a capo della commissione per questa epidemia ci avrebbe messo il mio maestro. Lui ha 91 anni, era un patologo aviare e lui era abituato a lavorare con i polli, migliaia e migliaia di polli posti in allevamenti intensivi. E l'esperienza veterinaria che c'è a fronte delle malattie infettive è una cosa straordinaria. Esistono degli enti internazionali che si occupano di queste malattie trasmissibili. Esiste un'esperienza straordinaria nei confronti di malattie infettive, questo si è perso un po' anche. Grazie, beh, sul paternalismo di Stato, paternalismo liberale potremmo, come dire, per ore tendenzialmente... Libertario, non liberale. Sì, liberale, libertario, è il paternalismo sostanzialmente. No, non confonderti. È poco accettabile anche perché... Non confonderti, sono due cose diverse. Inaccettabili, se ne fa lo Stato tendenzialmente si traducono in norme coercitive che violano la libertà personale, quindi puoi dire, parliamone, ci manca pena che decidano anche chi mette e dove i prodotti dei supermercati, però dire, mi consenta, io sono per l'obbligo vaccinale di, giusto per in maniera tale che siamo chiari su questo aspetto, diciamo che la chiusura del volume secondo me non è un romanzo, quindi la possiamo anche dire perché ci dà uno spirito di prospettiva e di positività nei confronti del futuro. Per far ripartire in sicurezza le nostre vite, dall'economia agli affetti, è necessario costruire, anche grazie agli strumenti offerti dalla ricerca scientifica, strategie efficaci di contrasto alla pandemia e di prevenzione delle prossime. Come si dice delle biografie dei santi, del virus dobbiamo conoscere tutto, vita, morte e miracoli, dobbiamo sapere dove viene e dove va. Ogni aspetto deve essere indagato, testato, condiviso. Solo così potremo capire dove concentrare le forze per sbarrargli la strada e consegnarlo alla storia. Prima di ringraziare gli ospiti, vi invito alla nostra prossima serata, che sarà in via Zoom. Torneremo ad affrontare il classico e presenteremo i sofismi economici di Bastiat insieme a professor Carlo Rottieri, Nicola Iannello e Enrico Colombatto. E siccome abbiamo deciso adesso di cercare di promuovere già gli eventi mensili, vi annuncio anche invece il prossimo, quindi lunedì 4 ottobre, l'evento che vedete in sovraimpressione, come si direbbe. Lunedì 11 ottobre, il titolo, credo che sia già un programma, il titolo del libro è Berlinguer e il diavolo, dall'oro di Stalin al petrolio di Gorbaciov, i grandi segreti di botteghe oscure, insieme a Dario Fertiglio, Francesco Bigazzi e Paolo Guzzanti. Lunedì 18 ottobre torneremo in presenza qui insieme all'Ordine degli Avvocati, proseguiremo questo ciclo con i crediti formativi, quindi l'evento sarà accreditato all'Ordine, presenteremo il libro Perché punire di Vittorio Mathieu insieme a Ieri Maria Prado, Alberto Berardi e Giorgio Bottani, che è stato penultimo presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Lodi. E infine lunedì 25 ottobre, tema che si collega a questo, il nuovo libro di Gilberto Probellini e Alberto Lingardi, La società chiusa in casa, la libertà dei moderni dopo la pandemia, ne discuteremo oltre che con Matteo Bassetti.
Quindi credo che sarà ottobre un mese ricco, denso, variegato, e quindi non posso che ringraziare il professor Eugenio Scanziani per aver accettato di essere con noi, il professor Gianvito Martino, e mi consentiranno di altri due principalmente la senatrice Cantano per essere venuta, per aver scritto il libro, per averci trasmesso passione. Grazie.